Presente. Ok. Invernizzi Filippo. Presente. Maggiori Renata. Gobbi Cecilia. Feliciani Michele. Presente. Vignoni Daniele. Ricci Ruben. Spilli Tommaso. Brandoni Giorgio Maria. Rossi Filippo. Sabatini Matteo. Presente. Simoncini Stefano ha comunicato l'assenza. Bordoni Monica, assente. Antonelli Sandro. Antonelli mi pareva collegato. No. Allora vado avanti. Bottegoni Lorenzo. Presente. Araco Mario, assente. Donia Caterina. Ginetti Achille. Alessandrini Passarini Alberto Maria ha comunicato l'assenza. Chiedo ancora se Antonelli Sandro è presente. No, lo conteggio come assente. Quindi sono 5 assenti e 20 presenti. La seduta è valida. Passo la parola al presidente. Grazie segretario. Il primo punto all'ordine del giorno sono le comunicazioni del sindaco. Non ci sono comunicazioni, quindi passiamo al secondo punto, che è l'approvazione delle aliquote e detrazioni relative all'imposta municipale propria IMU per l'anno 2022. Se l'assessore chiede la parola, gliela passo per la presentazione della delibera. Prego. Grazie Presidente. Quindi su questo punto, quindi compare già una prima linea di intervento generale sul bilancio di previsione che andremo poi ad approvare, essendo questi tutti atti propedeutici all'approvazione del bilancio preventivo, e c'è rispetto agli anni precedenti in cui sostanzialmente l'IMU è rimasta invariata anche dopo l'eliminazione della TASI. Ecco, quindi c'è la prima un abbassamento dell'aliquota sulle aree fabbricabili e quindi si passa dal 10,2 per mille al 9,2 per mille per l'anno 2022. Il gettito complessivo che deriva dall'IMU sulle aree fabbricabili è di circa 1 milione di euro, quindi questo abbassamento dell'aliquota dell'1 per mille quindi comporterà una minore entrata stimabile in circa 100.000 euro, quindi questo è anche il risparmio diciamo a beneficio dei possessori delle aree edificabili. Ovviamente su questo tema se ne è parlato diciamo svariate volte anche in questo consiglio comunale sul precedente sul valore delle aree. Probabilmente l'amministrazione comunale ha in animo di rivedere, fare un accertamento istruttorio maggiore sul valore delle aree e comunque diciamo questa operazione si intreccia anche va di pari passo con l'opera di ridefinizione delle previsioni urbanistiche, quindi con il nuovo PRG, insomma, che si andrà su cui si sta lavorando e che si andrà a presentare. Quindi diciamo in attesa di una più puntuale ridefinizione anche delle previsioni urbanistiche di piano, ecco, quest'anno appunto incidiamo con questa misura di abbassamento dell'IMU sulle aree fabbricabili. Grazie. Grazie Assessore Pellegrini. Apriamo la discussione. Chi si vuole prenotare può farlo. Ha chiesto la parola la consigliera Donia. Prego.
praticamente manifestato in altri consigli quello che è la lamentela del comitato NOPRG in merito alle aree fabbricabili sulle quali effettivamente non si può edificare e loro sono costretti a pagare un IMU su un terreno edificabile. So che questa amministrazione se ne sta facendo carico tramite il nuovo PRG, il nuovo piano regolatore. Sempre forti sono le lamentele, forti e costanti le lamentele del comitato che dicono di aver impugnato il nuovo piano regolatore e mi dicevano di avere degli incontri sia con l'architetto Vecchietti che con il sindaco. Nulla da dire perché sappiamo già che l'amministrazione sta cercando di fare del suo meglio, però un ulteriore monito bisogna, è doveroso farlo perché non sono cittadini di serie B, sono cittadini di Osimo, questa questione va affrontata. Sebbene non sia stata creata da questa amministrazione, bisogna comunque porre una risoluzione a questa annosa problematica. Bene invece per la riduzione che c'è stata di un punto, generale su tutte le aree edificabili. Io propongo una rivalutazione delle aree, non so quanto sia fattibile, però il Movimento 5 Stelle propone una rivalutazione di quelle aree per ridurre e per tamponare questa problematica. Grazie. Grazie consigliere Adogna, ha chiesto la parola il consigliere Ginnetti, prego. Grazie Presidente. Sicuramente accogliamo di buon grado la riduzione del circa il 10% delle aliquote per l'applicazione dell'IMU. Quello che va rimarcato è che comunque il Comune riesce a incassare circa la metà del dovuto, quindi il milione circa che incassa storicamente, tra l'altro, ogni anno e rappresenta una parte, poco più della metà, mi pare. Vedremo poi che per la previsione di quest'anno c'è un recupero dell'IMU e questo ben venga qualora effettivamente ciò si verificasse e mi auguro che anche questa riduzione del 10% dell'aliquota vada in questo senso, della possibilità di una maggiore riscossione dell'aliquota IMU rispetto agli esercizi precedenti. Grazie. Grazie consigliere Ginnetti. Pronto. Ciao, consigliere Gallina Fiorini, prego. Sì, grazie Presidente. Noi del Partito Democratico siamo. Sì, favorevoli. Quando c'è la votazione tappare proprio. Attimo, consigliere Antonelli, scusi, può spegnere il microfono? Sì, scusate. Prego. Prego consigliere Gallina Fiorini. Sì. Deve richiedere un attimo la parola. Mi sentite? Sì. Sì. Siamo favorevoli a questa delibera, a questo provvedimento di abbassamento dell'aliquota IMU sulle aree edificabili. Come diceva l'assessore, si prevede minori introiti per circa 100.000 euro. Questo significa risparmi per una egual cifra per i contribuenti ed è un provvedimento che si aggiunge ad un altro, sulla stessa lunghezza d'onda, della retrocessione ad aree verdi delle aree edificabili da parte dei cittadini che ne hanno fatto la richiesta. Anche qua minore introiti per 180.000 euro da parte del Comune, quindi un altro provvedimento che oltre a diminuire la cementificazione possibile del territorio va incontro appunto alle esigenze dei cittadini. Mi piace anche sottolineare che l'aliquota IMU sulle aree edificabili in questo modo è più bassa rispetto a come questa amministrazione l'aveva trovata quando si è insediata nel 2014. Grazie. Grazie consigliere Gallina Fiorini. Non ci sono altre richieste di intervento. Passo la parola al sindaco per le conclusioni. Un attimo, do la parola. Prego. Questo importante atto giunge ad un percorso che si è costruito in questi anni proprio per essere seri
trasparenti e veri nei confronti di chi chiedeva una riduzione dal pagamento dell'IMU sulle aree edificabili. C'è da fare una piccola cronistoria, perché ho visto qualcuno che si diverte a chiedere all'amministrazione, a indicare all'amministrazione cosa dovrebbe fare oggi sui danni prodotti nel passato. E i danni prodotti nel passato quali sono? Bisogna ricordarli, perché qui bisogna avere coraggio a raccontare le cose, non solo a chiedere, perché le liste civiche si dimenticano che hanno approvato il piano regolatore del 2008 e questo PRG è subgiudice al TAR da oltre 10 anni ed è costato ai cittadini di Osimo almeno 200.000 euro che potevano essere dedicati al sociale, potevano essere dedicati allo sport, potevano essere dedicati alla cultura. E questo contenzioso è nato solo perché quando si pianifica un piano regolatore generale bisogna ascoltare gli enti sovraordinati, ovvero il PTC provinciale, il PPR regionale e il PAI regionale. E soprattutto queste persone che ci chiedevano di ridurre l'IMU sulle aree edificabili, perché ce lo chiedevano? Perché alcuni volevano costruire la propria abitazione per i figli, i nipoti, altri in zone importanti della città avevano un imprenditore pronto ad acquistare questi terreni, ma tutto si arenava perché se avessero costruito in quelle aree che sono edificabili per il PRG del 2008, si doveva inserire una frasetta nel permesso di costruire che diceva che l'amministrazione, il comune, si sollevava da ogni responsabilità nell'eventualità il TAR avesse dato ragione alla provincia e quindi quell'area da edificabile tornava agricola. Allora un'abitazione già magari arrivata al tetto doveva essere demolita. Questa è la verità. Allora, prima di dare input, consigli, suggerimenti all'amministrazione che c'è oggi su come avere un rapporto con il Comitato PRG, qualcuno faccia mea culpa sul proprio passato. Allora sì che saremmo amministratori seri. Quando si fa bene e qualcuno ci dice che stiamo facendo bene, ci fa piacere, lo ringraziamo. Se qualcuno ci dà dei suggerimenti, ci vigila e ci critica su qualcosa che stiamo sbagliando, gli diciamo grazie, però la realtà dei fatti va raccontata. E allora tutto questo è un gesto importante nei confronti di Angelo Marini ed altri, che più volte ci hanno incontrato sull'eticato e suggerito di poter diminuire, come diceva consigliera Donia, anche i valori di mercato sulle aree edificabili. Questo è un primo passo che abbatte dell'uno per mille l'aliquota sulle aree edificabili. Entro la fine dell'anno, quando andremo a proporre al Consiglio Comunale l'adozione del nuovo piano regolatore, cercheremo di andare anche alla rivisitazione dei valori di mercato di queste aree. Gli uffici ancora oggi, lo ribadisco perché l'ho ribadito in tutti i consessi possibili pubblici dove c'è stato un forum su quella questione, ancora oggi gli uffici ci dicono che al 90% i valori di mercato previsti dalla delibera del 2012, scaduta nel 2017, rinnovata e poi riscaduta dopo 5 anni, sono valori attuali. Il comitato ci dice di no e se la prende con il sindaco e la sua amministrazione, mi dispiace, però entro la fine dell'anno vorremmo con loro in maniera trasparente e vera spiegargli perché rimangono tali o perché qualcuno si può diminuire, perché l'analisi su questi valori deve essere fatta dalla parte tecnica e non dalla parte politica, perché se fosse fatto dalla parte politica e per il mero consenso elettorale avessi abbassato oggi questi valori, ci sarebbe stata un'altra parte politica che avrebbe fatto una denuncia alla Corte dei Conti dicendo: sindaco, ma se al metro quadro l'area vale 42 euro, tu per prendere qualche voto in più porti questo valore a 35 euro 30 euro. Se qualcuno fa una denuncia alla Corte dei Conti, la Corte dei Conti dice che vale 42 euro, dice i conti sono questi, 42 meno 30 euro, la differenza la fa pagare al sindaco e alla sua amministrazione. E quindi noi in questi 7 anni e mezzo ringraziamo ancora Iusimani perché ci hanno dato la possibilità di fare questo secondo mandato, ma abbiamo vinto perché noi siamo veri, seri, sinceri e trasparenti. Non ci piace fare gli ordini del giorno come le liste civiche, pum pam, per prendere 4 voti dopo, il giorno dopo del Consiglio di quartiere, il giorno dopo che un comitato fa un articolo del giornale, il giorno dopo che un comitato fa un'assemblea pubblica. Noi spieghiamo le cose come stanno e quando possiamo aiutiamo gli osimani. Oggi questa delibera è un gesto concreto di sostegno a coloro che da tanti anni, a causa del PRG, delle liste civiche,
pagano troppa IMU sui loro terreni edificabili. Questa è la verità, questa è la verità. Non è critica politica, non è scontro politico, è verità. Perché noi, se siamo qui da 8 anni, è perché abbiamo trattato gli usimani in maniera vera, sincera e trasparente, come l'abbiamo fatto quando tutta la giunta è andata da Tarcisio, c'erano 200 imprenditori invitati alle liste civiche pensando che noi avevamo mandato 2 milioni di euro di cartelle a casa, e invece abbiamo incontrato uno per uno gli imprenditori allora, e non c'è stato neanche un contenzioso con il comune di Osimo, tutti quegli imprenditori che erano lì quella sera a quella riunione, perché siamo persone vere, sincere, trasparenti, e con la trasparenza a volte puoi perdere, ma a medio lungo termine ti paga. Ed è proprio per questo, spero che siamo al secondo, alla metà del secondo mandato, perché gli osimani hanno capito che questa amministrazione non fa scelte solo per il consenso, o le fa dalla mattina alla sera dopo una riunione solo per il consenso, fa scelte di breve, medio e lungo termine per dare un futuro importante alla città di Osimo. Questo gesto di aver abbassato l'IMU sulle aree edificabili è un primo gesto nei confronti di coloro che da anni ci chiedono di poter abbattere anche i valori sulle aree edificabili. Lo faremo quando a dicembre, gennaio, massimo febbraio andremo all'adozione preliminare del PRG nuovo dell'amministrazione Pugnaloni. Grazie. Grazie sindaco. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il consigliere Ginnetti, prego. Il voto del gruppo consigliare Progetto Osimo Futura sarà un voto favorevole, che accoglie di buon grado, come ho detto nel mio intervento, ma prendo un attimo la parola anche per sottolineare un aspetto. Quando si parla di molti cittadini che hanno voluto retrocedere le aree da fabbricabili, aree verdi o aree agricole, questo effettivamente è vero, ma esiste comunque una parte di nostri concittadini che non lo hanno potuto fare, per pur volendolo, perché la loro area, la loro proprietà era inserita in aree in localizzazioni più ampie, dove non tutti gli altri proprietari erano d'accordo nella retrocessione. Generalmente si tratta di ditte o di altri proprietari di ditte o di enti e così via. Quindi mi auguro che nel piano regolatore in gestazione si sia tenuto in la debita considerazione questa difficoltà che investe un numero non basso di nostri concittadini. Grazie. Grazie consigliere Ginnetti. Ha chiesto la parola la consigliera Donia per dichiarazione di voto, prego. Sì, grazie presidente. Anche il voto del Movimento 5 Stelle sarà favorevole, perché apprezziamo la diminuzione comunque dell'aliquota sulle aree fabbricabili. Il nostro voleva essere un monito e non una critica. Sappiamo benissimo che questa è un'eredità, questa problematica, questa amministrazione l'ha avuta in eredità. Non per questo non può farsene carico. Ringrazio il sindaco per gli impegni che ha assunto nei confronti di tutti questi cittadini che comunque vivono questo problema. Grazie. Grazie consigliera Donia. Consigliere Gallina Fiorini. Semplicemente per ribadire che il voto del Partito Democratico sarà favorevole per tutte le motivazioni espresse nel precedente intervento. Grazie. Scusate, avevo chiesto la parola, però non vedo che... Consigliere Antonelli, non era apparso. Provi un attimo a prenotarci, facciamo una prova. Allora, aspetta, sulla chat, eh? No, sulla chat, hai il tasto... Prenota. Allora, mi scusi per questo, allora aspetta. Adesso non lo vedo questo tasto. Io vedo in questo momento vedo solo la chat. E... Prego, può fare l'intervento. Grazie, prego. Dopo cerco di recuperare tecnicamente. Allora, l'intervento che faccio io è in risposta un pochino alla considerazione che faceva il sindaco Pugnaloni. Ancora una volta, dopo diversi anni, andiamo a ripercorrere
una valutazione, cioè andiamo a rifare delle valutazioni che sono state fatte già diverse volte, che cercano di imputare alle liste civiche questa scelta che fu fatta all'epoca, ma che non tiene conto della realtà oggettiva delle cose come sono realmente andate. E innanzitutto, quando fu fatta questa valutazione, c'erano molte richieste, l'ha detto anche il sindaco, da parte di cittadini usimani che volevano nelle loro aree realizzare ed edificare la casa per i propri figli, la casa propria, cioè volevano comunque, avevano chiesto espressamente di avere questo tipo di possibilità. Quindi se oggi il sindaco si sforza e ripete continuamente che voi siete seri e che fate il bene dei cittadini usimani, bisognerebbe avere un minimo anche di accortezza nel ritenere che chi si è trovato prima di lui a governare avrà fatto le stesse valutazioni, perché non è mai, cioè non è più accettabile pensare che solo questa amministrazione sia incensata di giustizia e di tutto quello che di meglio ci può essere per Osimo. Le liste civiche hanno governato per 15 anni, voi per 7, probabilmente in 15 anni di governo delle liste civiche qualcosa di buono avranno fatto, perché sono state riconfermate il governo della città per ben 3 volte, voi al momento solo per 2. Quindi io inviterei a abbandonare questa polemica sterile. Una valutazione che invece mi sento di fare da cittadino è il fatto che una volta definita, chiarita la questione anche da un punto di vista diciamo prettamente politico, in realtà la politica, non solo quella comunale ma quella provinciale, quella diciamo superiore al governo del territorio strettamente osimano, non è riuscita in tanti anni a dare ancora una risposta. Questo non credo che sia più ammissibile, perché i tentativi, le richieste fatte anche dall'amministrazione precedente e anche da questa amministrazione sono state molteplici nei confronti anche della provincia per addivenire a una risoluzione di questo contenzioso. Abbiamo fatto sia noi dei bandi per dare la possibilità ai cittadini di retrocedere, l'ha fatti anche l'amministrazione attuale. Il consigliere Ginetti ricordava giustamente che alcuni cittadini non hanno potuto comunque aderire a questo bando perché, appartenendo a un'area diciamo omogenea, non si sono potuti estrapolare dal contesto territoriale in cui si trovano attualmente. Però credo che la valutazione si debba fare oggi su argomentazioni che sono quelle attuali. Non è possibile risalire sempre a più di 10 anni fa, quando le condizioni erano completamente diverse, quando c'era una prospettiva anche diversa di crescita della città e del territorio. Pertanto rimando al mittente questa sterile polemica, perché oramai credo che sia assolutamente sterile, e ritengo che si debba guardare avanti. Noi avevamo fatto anche una proposta di comunque rivalutare le aree, perché negli anni, soprattutto in cui c'è stata la crisi economica del 2013-2014, c'era questa valutazione che era stata avviata e che quindi poi abbiamo riportato i primi anni in cui si è insediata questa amministrazione. Non si è potuto fare, non si è voluto fare. Probabilmente l'amministrazione comunale ci avrà avuto anche dei vincoli, come diceva il sindaco, legati a delle valutazioni economiche, e qui ci sta. Però come ci sono stati questi vincoli per l'amministrazione attuale, dobbiamo pensare che probabilmente anche le precedenti amministrazioni hanno dovuto diciamo valutare e attenersi a determinate regole. Quindi questa era una considerazione che mi sentivo di fare. Per quanto riguarda la delibera di oggi, si riduce di un punto il valore delle aree fabbricabili. Certo, è un passaggio importante. Noi l'avremmo accompagnato a una rivalutazione anche delle aree, per rendere meno pesante per i cittadini che in questo momento ancora non riescono a usufruire
diciamo di questa opportunità di edificare e il peso di pagare questi contributi. Grazie. Grazie consigliere Antonelli, vi ho lasciato qualche minuto in più anche per l'intervento di prima. Adesso se può togliere il microfono e la prenotazione perché dovrebbe essere sistemata. Sindaco, prego. Io volevo ringraziare il consigliere Antonelli per l'intervento che ha appena fatto, però credo che nella deontologia di un politico ci sia quello della chiarezza. E allora l'intervento che ho fatto prima si rifà solo non allo scontro, ripeto, non allo scontro politico, ma a un ordine di chiarezza. Stiamo pagando purtroppo delle scelte fatte da chi amministrava la città, loro erano amministratori, noi oggi siamo amministratori, noi faremo una scelta diversa sulla grande viabilità, una scelta diversa sulla pianificazione della città, però dobbiamo essere onesti con gli umani. Non può essere difeso un comitato da chi gli ha prodotto quei danni a quel comitato, perché il comitato, se fa riferimento, deve fare riferimento a chi adesso in questo momento sta cambiando la prospettiva del piano regolatore anche in favore loro, se possibile, perché ha detto una cosa saggia il consigliere Antonelli, cioè i vincoli che avevano loro sono gli stessi vincoli che abbiamo noi, sono le stesse risposte che sto dando al comitato. Però noi cambieremo il PRG del 2008 in favore anche loro, delle loro esigenze. Ma non può essere il gruppo di Stecivi che fa un post su Facebook o fa un intervento sulla stampa dicendo noi siamo a sostegno del comitato no PRG, perché i danni prodotti al PRG del 2008 hanno una firma, un nome, un cognome, amministrazione Latini. Quindi non possono essere loro adesso a farsi paladini di errori che hanno fatto nel passato. Questa è chiarezza politica, non è scontro politico. Allora noi siamo in favore di rivedere, se possibile, i valori, e intanto facciamo un gesto concreto nei confronti di chi paga IMU da tanti anni sulle terre edificabili, scontando dal 10,2 al 9,2 per mille. Quindi facciamo un gesto concreto nei loro confronti. Quando allora facevano cose buone gli amministratori di allora, il gruppo di minoranza votava favorevolmente, ma su questo purtroppo siamo completamente agli opposti, completamente diversi, perché un altro dato che vorrei dare, ma ne parleremo quando sarà il momento, su 30 ATS, ambiti di trasformazione strategica, proposti dall'amministrazione delle liste civiche, ne sono stati attuati 2. Quindi vuol dire ci sono 28 ambiti di trasformazione strategica. Uno, mai partiti che devono finanziare la variante sud. 2, aree talmente importanti e talmente grandi dove c'è gente che paga IMU da una vita, perché l'amministrazione da loro ci voleva costruire la strada dall'edificazione su quelle aree. Quelle aree non sono state mai convenzionate, mai lottizzate, mai partite, e quelle famiglie pagano l'IMU. Sono dati di cui parleremo quando parleremo del piano regolatore, però la chiarezza, ci sono i dati. Questa volta non, qualche volta mi criticano perché dice tu parli per il consenso. Questi sono dati concreti che sviscereremo quando faremo un consiglio comunale monotematico sul PRG, ma sono dati reali. Nel passato chi ha sbagliato faccia un mea culpa e lasci a questa amministrazione il volto nuovo del piano regolatore, dove dentro ci sono anche le ragioni del comitato no PRG. Grazie, voterò favorevolmente. Grazie sindaco. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, possiamo aprire la votazione. Mancano il consigliere Antonelli, la consigliera Donia, consigliere Ginnetti e il consigliere Invernizzi. Io
voto contrario, non riesco a trovare punto un attimo, Con Antonelli. Consigliere Antonelli, ma lei è entrato solo con Zoom o anche con... No, in realtà era entrato con il cloud, però adesso bisogna che mi disconnetto. Sulla sinistra dovrebbe esserci votazione, non le è apparso niente? Non mi è apparso, infatti adesso esco e ricollego, però per il momento voto contrario. Grazie. Va bene, segnaliamo comunque il voto del consigliere Antonelli, è contrario. Quindi termino la votazione. Segretario, se lo segna. Sì. Approvato, 18 favorevoli e 2 contrari. 18 favorevoli e 2 contrari. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Consigliere Antonelli adesso è riuscito a votare. Manca il consigliere Sabatini. E il sindaco segretario che io metterei assente. Immediata eseguibilità. Scusi, avevo già... mi dava la votazione fatta. Non so, adesso riprovo, un secondo. Sì. Comunque il mio voto è contrario. Adesso provo a votare. Sì, grazie consigliere Sabatini. Chiudiamo la votazione sull'immediata eseguibilità. Dovrei aver votato ora. 18 favorevoli e 2 contrari. Ci ricorda il suo voto, consigliere Sabatini? Contrario. Contrario, va bene. E anche, quindi sull'immediata eseguibilità, e anche prima sulla delibera era contrario, giusto? Esatto. Ok, grazie mille. Possiamo chiudere il secondo punto, quindi passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno, che è l'addizionale comunale all'IRPEF anno 2022, conferma aliquota unica e soglia di esenzione. Assessore, se chiede la parola. Prego, può presentare la delibera. Grazie Presidente, qui sarò piuttosto telegrafico, si tratta appunto di una conferma di quanto già dell'aliquota già deliberata nel 2020, poi insomma non è stata più toccata, quindi è l'aliquota unica dello 0,8% per tutte le soglie di reddito e quindi viene anche mantenuta la fascia esenzione IRPEF fino a 13.000 euro. Grazie. Grazie Assessore, aperta la discussione. Per il momento chi è collegato da remoto e non riesce può accendere il microfono e chiedere la parola. Stiamo cercando di sistemare.
Non ci sono richieste di intervento, quindi chiudiamo la discussione e passo la parola al sindaco se vuole per le conclusioni. L'IRPEF in questi anni abbiamo lavorato molto, poi la novità più importante che abbiamo lasciato e che lasceremo negli anni futuri è aumentare la soglia di esenzione. Da uno studio fatto abbiamo visto che riportare l'aliquota allo 0,8 era necessario per un'uniformità anche con tante altre realtà locali, però il vero gesto importante in termini di imposizione fiscale che ha fatto il Comune di Osimo è stato quello di aumentare la soglia di esenzione, che negli anni passati era a 8.000, che è la minima prevista dallo Stato. Noi l'abbiamo portata a 13.000 euro, quindi abbiamo fatto un bel passo in avanti. C'è una platea di utenti che ne beneficeranno e che ne beneficiano, e quindi questo è stato sempre un gesto per una buona amministrazione di centro-sinistra verso le classi meno abbienti. Quindi voto favorevolmente. Grazie sindaco. Apriamo le dichiarazioni di voto. Consigliere Gallina Fiorini, prego. Come Partito Democratico siamo soddisfatti, voteremo favorevolmente perché viene mantenuta la soglia di esenzione per i redditi fino a 13.000 euro, che è una delle più alte tra i comuni delle Marche e che ovviamente tutela e salvaguarda i redditi più bassi. E in base ai dati storici e alle proiezioni, grazie a questa soglia di esenzione ci saranno circa 9.000 cittadini osimani che non pagheranno l'addizionale IRPEF, quindi siamo assolutamente favorevoli e ripeto, voteremo sì a questa proposta. Grazie consigliera Gallina Fiorini. Consigliera Donia, prego. Sì, grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle si astiene a questa bene l'esenzione fino a 13.000 euro. Apprezza lo sforzo dell'amministrazione, però siamo dell'opinione che le aliquote siano da adottare per scaglioni di reddito, non mantenere un'aliquota unica per tutte le fasce di reddito. Grazie. Grazie consigliera Donia. Consigliere Ginnetti, prego. Anche il mio voto, il nostro voto sarà di astensione. Condivido le considerazioni della consigliera Donia. Mi preoccupa molto che ad Osimo ci sono 9.000 nostri concittadini sotto a 13.000 euro di reddito, per cui sarebbe opportuno l'adozione di misure incisive contro la povertà, perché comunque 13.000 euro, al di là dello sforzo dell'amministrazione che va riconosciuto, comunque è un livello di esenzione veramente basso, perché sappiamo che la soglia di povertà in Italia è molto più alta di questa cifra. Grazie. Grazie consigliere Ginnetti. Consigliera Bordoni, prego. Sì, grazie Presidente. Il gruppo delle liste civiche voterà non favorevole a questa proposta di deliberazione, perché l'amministrazione dovrà dare un segno un attimino più forte, perché la qualità della vita ad Osimo diciamo che è sempre in calando e sta peggiorando, e quindi un forte segnale sarebbe stato quello di veramente a aumentare le persone e le famiglie che possono accedere appunto all'esenzione dell'aliquota. Con tutti i vari tesoretti che quotidianamente leggiamo da parte di questa amministrazione, ci sembra davvero poco non trovare un minimo di risorse per riuscire a fare uno sforzo in più a sostegno delle famiglie in questo momento di crisi economica davvero senza precedenti. Quindi il nostro voto sarà non favorevole. Grazie consigliera Bordoni. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare adesso alla votazione.
Manca la consigliera Bordoni e la consigliera Flamini. Consigliera Bordoni. Perfetto. Chiusa la votazione. 16 favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti. Adesso l'ha preso tutti i segretari. Passiamo all'immediata eseguibilità. Quindi votiamo ancora. Hanno votato tutti, immediata eseguibilità, 16 favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti. Possiamo quindi chiudere il punto numero 3 e passare al punto numero 4, che è la determinazione del prezzo di cessione delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie, anno 2022. Passo la parola sempre all'assessore Pellegrini per la presentazione. Prego, assessore. Allora, anche questo punto è propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione. Prendiamo atto che non sono previste aree PIP, cioè aree insediamenti produttivi da acquisire e cedere per 2022, mentre prendiamo atto la previsione di acquisizione di aree PEP per circa 24.850 metri quadrati e stabiliamo, diamo atto che il prezzo di cessione medio è di 62,5 euro per metro quadro di area urbanizzata. Grazie. Grazie assessore Pellegrini, aperta la discussione. Non ci sono richieste di intervento, il sindaco vuole fare le conclusioni, non fa le conclusioni, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi possiamo andare alla votazione. Mancano i consiglieri Antonelli e Sabatini. Manca il consigliere Antonelli. Votazione chiusa, favorevoli 16, contrari 4, astenuti 2. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Consigliera Bordoni e consigliere Spilli. Votazione completa, favorevoli 16, contrari 4, astenuti 2. Chiudiamo il punto numero 4 e passiamo al punto numero 5, che è l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022-2024. Passo sempre la parola all'assessore Pellegrini. Prego assessore. Grazie presidente, anche questo è un atto propedeutico all'approvazione del bilancio, quindi prevediamo diciamo dal piano di alienazione e valorizzazione un introito per il 22 circa 1,5 milioni
di cui di questo 1,5 milioni, di cui 350.000 euro dalle nazioni locali Cinema Concerto, per il 23 circa 500.000 euro e per il 24 circa 242.000 euro. Le modifiche rispetto al piano approvato nello scorso anno sono sostanzialmente due: una riguarda il piano delle nazioni, l'altro il piano delle valorizzazioni. E quanto riguarda il piano delle alienazioni, trovate l'inserimento della previsione di alienazione di una porzione di sede stradale tra via Badia e via Casone. E invece per quanto riguarda, quindi questo nello specifico poi sarà una permuta, e quanto riguarda invece il piano delle valorizzazioni, ecco, il piano valorizzazioni, c'è la previsione della valorizzazione di porzione di area in via Mulino Mensa per impianto di telefonia mobile, e quindi in questo caso la valorizzazione, insomma, corrisponde a una locazione per un introito circa di 15.000 euro all'anno. Grazie. Grazie Assessore Pellegrini. Dichiaro aperta la discussione. Consigliera Bordoni, prego. Grazie Presidente. Dunque, questo piano delle alienazioni è uno specchietto per le allodole, questo ci sembra molto, perché serve solamente per andare a finanziare quelle opere e oggi uscire sui giornali per dire che ci avete 27 milioni di opere pubbliche da fare, molte delle quali sono finanziate attraverso le alienazioni del patrimonio immobiliare. Diciamo alienazioni che per diciamo la pochezza degli immobili che sono stati inseriti e la poca appetibilità, sapete bene anche voi che di tutto questo piano riuscirete ad alienare ben zero. Quindi noi non ci stiamo a questo giochetto, insomma, che l'amministrazione è solito fare. Grazie. Grazie consigliera Bordoni. Non ci sono richieste di intervento, passo la parola al sindaco per le conclusioni. Specchietti per la lodole, secondo me, sono gli ordini del giorno che propongono le liste civiche. Ogni qualvolta sentono la voce di un cittadino arrabbiato con l'amministrazione, subito l'ordine del giorno per accaparrarsi quel voto e di tutti i suoi familiari. Il piano delle alienazioni, lo dice la legge dello Stato, è uno degli allegati fondamentali all'approvazione del bilancio di previsione e non è che arriva per caso, ma è frutto di un lavoro fatto di comune accordo tra gli uffici tecnici che fanno una stima di quegli immobili che possono essere messi in vendita e chiedono all'amministrazione se inserire o meno questi immobili nel piano delle nazioni. Quindi io credo che di specchietti per la lodole ne sentiamo tanti altri, invece questo è un allegato importante che finanzia gli investimenti. Non da meno, ad esempio, è stata l'operazione sull'ex Cinema Concerto che ci ha portato ad acquisire le risorse in entrata per le spese in conto capitali una prima tranche negli anni scorsi, e siamo in procinto di incassare la parte finale entro il 2022, come d'accordi articolo 20 del codice degli appalti, che prevede accordi pubblico-privati dove il privato si mette a disposizione del pubblico per fare delle opere alla città. Il resto è solo consenso elettorale e mera politica. Grazie sindaco. Apriamo le dichiarazioni di voto. Consigliera Bordoni, prego. Il voto sarà contrario,
e che ripeto che ulteriormente ancora una volta con lo specchietto per le allodole, perché al di là dell'esempio che ha riportato ci sono tre fogli di immobili che non sono stati messi oggi ma che negli anni vengono riportati ed hanno sempre la solita funzione, quella di un finto finanziamento delle opere triennali, quindi il nostro voto è contrario. Grazie consigliera Bordoni. Consigliere Gallina Fiorini, prego. Mi dispiace contraddire la collega Bordoni, però forse non si è accorta che in questo ambizioso piano delle opere pubbliche che andremo poi a discutere nel corso del Consiglio Comunale, la maggior parte delle fonti di finanziamento derivano sia da contributi pubblici che abbiamo ottenuto grazie al lavoro degli uffici dei dirigenti del Comune di Osimo, uno su tutti il PINQUA, oppure per quanto riguarda la viabilità ci sono contributi della Regione Marche della precedente giunta Ceriscioli, tanto criticato ma ha portato ad Osimo risultati e fondi importanti per la nuova viabilità dell'ospedale IRCA, e ci sono fonti di finanziamento derivanti dalla contrazione di mutui che questo comune è riuscito a stipulare in una fase di tassi particolarmente bassi grazie al fatto di aver ridotto progressivamente dal suo insediamento nel 2014 l'indebitamento del Comune di Osimo, che con le giunte precedenti e liste civiche aveva raggiunto dei risultati stellari. Quindi attraverso una buona amministrazione adesso il Comune ha di nuovo capacità di indebitarsi e finanziare con risorse certe delle opere pubbliche, tra cui la scuola di Campocavallo, 4 milioni di euro, non con le alienazioni, consigliera Bordoni, ma con un mutuo. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere. Per favore, per favore. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare alla votazione. Manca il consigliere Invernizzi. Votazione completata, 16 favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti. Passiamo all'immediata eseguibilità. Manca sempre il consigliere Invernizzi. Perfetto, votazione completata, 16 favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti. Chiudo il punto numero 5 e passiamo al punto numero 6 all'ordine del giorno, che è l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3 del decreto legislativo 50 del 2016 e dell'articolo 5, comma 4 del DM del MIT del 16 gennaio 2018, numero 14. Passo la parola all'assessore Pellegrini, sempre per la presentazione. Presidente, ma dunque come sì, più vicino, come quindi si evince dalla scheda A, quindi allegata
alla delibera, quindi vediamo che nel triennio 22, 23, 24 per l'anno 22 il quadro degli interventi è di oltre 20 milioni di euro, per il secondo anno di circa 4 milioni e 6 e per il terzo anno di 310 mila euro, quindi per un importo totale di quasi 26 milioni di euro. Ora, venendo al piano dell'anno, al piano corrente dell'anno 2022, quindi ricordando che si tratta di tutti interventi finanziati e di cui si prevede l'avvio nell'anno e che hanno un importo superiore ai 100.000 euro, quindi vedete diciamo quattro interventi che fanno parte del pacchetto di del PINCO a cui prima faceva riferimento al sindaco, in particolare ristrutturazione immobile di via Santa Lucia, riqualificazione parco piazza Giovanni XXIII, manutenzione straordinaria comparto residenziale 28 e riqualificazione di porta Vaccaro. Poi abbiamo risanamento conservativo del ponte di Asbrozzola per 100.000 euro, adeguamento sismico edificio ex ECA, sempre con i fondi del sismo, 800.000 euro, vulnerabilità sismica Palazzo Comunale, 1.270.000, ristrutturazione locali ex San Carlo, 1.000.000 di euro, efficientamento energetico e installazione impianti fotovoltaici negli edifici scolastici per 130.000 euro, un nuovo campo da calcio nella frazione il passatempo per 370.000 euro, ristrutturazione sottopasso Tre Archi per 400.000 euro, nuova rotatoria in via Marco Polo per 364.000 euro, nuova costruzione di un marciapiede in via Gattuccio 130.000 euro, vari interventi di manutenzione stradale finanziati con un decreto ministeriale del gennaio del 22 per 125.000 euro, manutenzione straordinaria del maxi parcheggio per 500.000 euro, completamento bypass Abbadia 650.000 euro, nuova viabilità per il nuovo polo ospedaliero Lirca Lotto, quindi il lotto primo, questo è stato gli interventi, come abbiamo già tante volte parlato, gli interventi della nuova viabilità dell'Lirca per 835.000 euro e il secondo stralcio per 206.000 euro. Poi abbiamo la manutenzione strada e marciapiedi con la previsione di un mutuo per 600.000 euro, manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo frazione Casenove con finanziamento regionale 450.000 euro, nuovo museo del Covo e della civiltà contadina per 974.891, di questi 500.000 euro con contributo regionale e il resto diciamo previsto finanziamento con altre fonti del comune. Poi troviamo la realizzazione dei locali sotto al teatro comunale per 912.000 euro, in questo caso non troviamo la previsione del bilancio dalla parte investimenti che poi andremo a approvare, in quanto questo si tratta già nell'FPV, ma appunto di cui è prevista l'inizio lavori dell'anno corrente. Nuova pista ciclabile in via Vescovara fino a Campocavallo in via del Covo per 505.000 euro, pista ciclabile via Capanne per 196.000 euro, nuova scuola primaria di Campocavallo di cui si è tanto parlato, quindi per 3.980.000 euro, nuova ciclovia del Musone per 681.000 euro, anche questo è un finanziamento vecchio della Regione Marche, nuovi spogliatoi junior tennis 395.000 euro, manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo frazione Osimo Stazione 100.000 euro e poi il secondo stralcio del bypass del padiglione per 1.081.000 euro. Grazie. Grazie Assessore Pellegrini, aperta la discussione. Per favore, no, non può intervenire il pubblico. Per favore, signora, non si può. Vi prego di prenotarvi.
Non ci sono richieste di intervento, passo la parola al sindaco per le conclusioni, se le vuole fare. Un attimo. Prego. È un piano degli investimenti ambizioso. Abbiamo già detto che nel corso del 2021 l'amministrazione comunale aveva fatto le sue principali scelte strategiche che si sarebbero poi visti i lavori nel corso del 2022. Infatti il lungo elenco che ha fatto l'assessore al bilancio ripercorre un percorso amministrativo importante che punta molto allo sviluppo di opere infrastrutturali nella città, dalle ciclovie agli asfalti, alla grande viabilità, alle scuole. Sono tutte opere che abbiamo scelto come amministrazione l'anno scorso, abbiamo scelto un'opera strategica per ogni settore di attività. Faccio alcuni esempi: la scuola di Campocavallo, stiamo aspettando la valutazione del progetto definitivo per fare l'appalto integrato tra progetto esecutivo e realizzazione della scuola. Abbiamo oggi è arrivata l'autorizzazione ultima per fare la pista ciclabile di Passatempo, ma ce ne sono altre due in campo, che è quella della Vescovara, dove stiamo acquisendo il permesso di tutti i proprietari terrieri, e poi la grande sfida della ciclovia del Musone, per la quale abbiamo dovuto attendere la variante piano regolatore di Porto di Recanati e Loreto. E poi, se pensa alla grande viabilità, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo inaugurato durante il corso del primo mandato la variante dinanzi la sede dell'Allegra del Filodoro, e sotto gli occhi di tutti i lavori per il collegamento al ponte del McNeil, che finalmente devierà il traffico pesante sul crociale di Padiglione. Dopo 30-40 anni di discussioni abbiamo fatto atti concreti. Andremo al Ministero nei prossimi giorni per chiedere il finanziamento della variante a nord, e nelle prossime settimane è arrivato, credo giovedì o venerdì, il progetto della strada della Sbrozzola, che collegherà l'ultima rotatoria della Sbrozzola via d'Ancona. Mi sembra che di opere in campo ne abbiamo messe molteplici, le abbiamo scelte insieme, non abbiamo fatto un purpurì di 100 richieste, abbiamo selezionato un'opera, ripeto, per ogni settore strategico della città. Al fianco di questo, devo dire la verità, grazie all'assessore ai lavori pubblici Flavio Cardinali, che è un uomo che sta sul territorio e che ha spronato il sindaco a mettere finanziamenti importanti per le manutenzioni tutte. Ha detto: al fianco delle grandi opere che ami portare avanti, sindaco, impegnati sulle manutenzioni. In effetti, questi anni abbiamo, a partire dall'anno scorso, investito 600.000 euro all'anno per gli asfalti, lo rifaremo quest'anno. Abbiamo inserito altri 100.000 euro per il selciato in centro storico, abbiamo inserito importanti finanziamenti per le manutenzioni degli impianti sportivi, dei campetti di quartiere, dei fossi, delle fognature, delle catidoie, perché la gente, giustamente, al fianco di opere importanti, chiede anche piccoli interventi di manutenzione che siano efficaci nel breve termine. Io credo che questo sia veramente il faro di una buona amministrazione, e soprattutto la sfida più grande che abbiamo vinto è quella che ricordava prima l'assessore al bilancio del Pinqua: essere stati beneficiati di fondi europei per il restyling del Foro Boario, dei Tre Archi, del quartiere San Marco, della nuova scuola media Santa Lucia in centro, e che debbono vedere il taglio del nastro entro marzo 2026. Ci onora di un'impresa che abbiamo condiviso con i nostri uffici e che quindi ci porta veramente a dire che in termini di opere infrastrutturali abbiamo investito parecchio. Quindi credo che in questi anni, infatti, le opposizioni hanno sempre votato il piano di investimenti. Su questo ne vado orgoglioso, perché la pianificazione spetta a chi amministra la città, ma se la pianificazione che spetta l'amministrazione che pro tempore della città che ha vinto le elezioni viene condivisa anche dalle opposizioni, significa che non solo abbiamo ascoltato i cittadini, abbiamo anche ascoltato i suggerimenti di chi vigila sul operato dell'amministrazione, e il risultato di quello che andiamo a provare oggi, spero ancora una volta all'unanimità, sia il miglior piano degli investimenti per la città di Osimo. Grazie. Grazie sindaco, apriamo le dichiarazioni di voto. Consigliera Donia, un attimo. Prego. Sì, grazie. Io esprimo quello che è il voto del Movimento 5 Stelle. Sarà un voto di astensione.
bene il piano degli investimenti e le manutenzioni che verranno fatte nella città, perché non fanno altro che migliorare quello che è tutto l'assetto cittadino. Però la nostra preoccupazione va ai continui mutui, ai mutui crescenti per la città. Una città che, come si diceva poco fa, ha dei tassi di povertà ancora alti. Tant'è vero che il limite di 13.000 euro dell'esenzione per l'aliquota delle addizionali all'IRPEF sui 13.000 euro ci sembrava sufficiente, appunto perché si reputa una cittadina con un alto tasso di povertà. Proprio in funzione di questo, allora bisogna tenere in considerazione che ci sarà un minore gettito nelle casse comunali, quindi come si pensa di poter pagare questi crescenti mutui? Mi preoccupa anche la spesa per il Museo del Covo. Bene tutte quelle che sono le opere di risanamento, però un occhio particolare lo farei a quelle che sono delle opere di investimento e non essenziali per la collettività, che magari potrebbero anche essere rimandate. Diciamo che gli effetti economici della pandemia sono degli effetti che potrebbero anche essere presenti negli anni futuri e quindi si potrebbero concretizzare anche in una minore entrate per il comune. Ecco, grazie. Grazie consigliera Donia. Ha chiesto la parola il consigliere Ginnetti, prego. L'anno passato mi ha emetti dalla votazione del piano delle opere pubbliche, proprio perché non era stata accolta la mia richiesta di inserire un impegno di spesa per la manutenzione straordinaria di un'importante opera pubblica strategica, molto strategica per la nostra città, quale il maxi parcheggio. Quest'anno è inserita, la cifra corrisponde a 500.000 euro. Non so a cosa verrà destinata, credo che la situazione del maxi parcheggio sia abbastanza critica, lo vediamo tutti i giorni quando li parcheggiamo. C'è sicuramente un ritardo imputabile a chi ha amministrato dalla nascita, dalla creazione, dal 2004 fino ad oggi, riguardo la quasi nulla manutenzione ordinaria fatta negli anni. E quindi oggi ci troviamo a impegnare una cifra non indifferente per quest'opera. Ci sono altre opere che mi lascia, un'opera, come diceva la collega Donia, che mi lascia abbastanza perplesso, quale quella del circa 1 milione per il Museo del Covo di Campocavallo, ma nello stesso tempo trovo, oltre a quella della manutenzione del maxi parcheggio, opere importanti come la riqualificazione, diciamo, del quartiere San Marco, ma molto di più, perché come veniva detto precedentemente all'assessore, anche il recupero e riqualificazione dell'ex foro boario di Piazza Giovanni XXIII e altre cose. Importante il finanziamento di 2 nuovi tratti strategici anch'essi della pista ciclopedonale del Musone, di cui noi di progetto Ossino Futura siamo sempre stati sostenitori. Un po' di perplessità, e poi termino Presidente, è l'efficientamento energetico in alcuni plessi scolastici attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici. A parte la descrizione dell'intervento, che è generica, e quindi se è generica in linea di massima in un piano puntuale come questo non va bene, ma 130.000 euro, non so quante scuole, una forse, poco più, due, visto che è costato ben, mi pare, 140 o 160.000 euro l'installazione di impianti fotovoltaici sull'ultimo piano del maxi parcheggio. Comunque, con queste riserve, con queste osservazioni, con queste puntualizzazioni, comunque il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliere Ginnetti. Ha chiesto la parola per la dichiarazione di voto il consigliere Gallina Fiorini. Prego. Grazie presidente.
Noi del Partito Democratico crediamo che questo sia un ottimo piano dei lavori pubblici, degli investimenti. Ci sono opere strategiche fondamentali per la città, lo diceva prima l'assessore, il sindaco, a partire dalla viabilità, e mi piace dire che alcune di queste opere sono state già in parte realizzate o in corso di realizzazione. Mi riferisco ad esempio al bypass del Padiglione. Il tratto del McMill è in corso di realizzazione, verrà inaugurato entro l'estate ed è un'opera strategica fondamentale che da anni la frazione chiede per deviare il traffico pesante dall'incrocio semaforico. Un'altra opera fondamentale per la viabilità riguarda appunto la nuova viabilità del polo ospedaliero IRCA, quindi con anche qua la bretella che andrà diciamo ad essere realizzata alla Sbrozzola e che quindi andrà a collegare via d'Ancona. C'è anche in questo piano una rotatoria altrettanto fondamentale, sappiamo quanto quel tratto sia transitato in via Marco Polo. E poi ci sono tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria per oltre 700.000 euro a strade, marciapiedi, tanti piccoli interventi fatti anche in strade, tra virgolette, secondarie, che si trovano in periferia, nelle frazioni che da decine di anni non venivano più asfaltate. Per finire con la mobilità sostenibile, e anche qua siamo, non dico addirittura d'arrivo, ma abbiamo già iniziato il percorso per realizzare altri due tratti interni di pista ciclabile Vescovara Passatempo che si collegheranno con la pista ciclabile Girardengo. Ci sono opere strategiche importanti quindi da finanziare secondo me anche con i mutui. Quando parliamo ad esempio di abbattimento delle barriere architettoniche, il Pinqua, che tra l'altro prevede contributo pubblico statale, andrà a realizzare due ascensori per l'abbattimento delle barriere architettoniche in via Cinque Torri e in via Fontemagna, senza dimenticare quello già realizzato al maxi parcheggio. E voglio anche sottolineare che col nuovo piano regolatore, a proposito di barriere architettoniche, andremo ad inserire proprio nel piano anche il PEBA. Ma parliamo di altre opere strategiche, la scuola di Campocavallo, l'efficientamento energetico. Alcuni lavori per quanto riguarda ad esempio l'installazione di pannelli solari sono già stati fatti o sono in corso di realizzazione sulle scuole usimane, ad esempio alla Marta Russo, alla Fornace Fagioli, San Sabino, Osimo Stazione. Probabilmente, diceva Ginnetti, il contributo in fondo da destinare è troppo esiguo, ma perché c'è anche un contributo da parte dello Stato che l'amministrazione comunale è riuscita comunque a ottenere proprio per finanziare l'efficientamento energetico che, attenzione, andrà a diminuire le spese delle bollette e quindi in realtà un investimento anche per ridurre la spesa corrente. Per questi motivi e altri che magari quando ci sarà più tempo spiegherò, illustrerò, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Gallina Fiorini. Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il consigliere Sabatini. Prego. Grazie Presidente, esprimo che il mio voto sarà, il nostro voto sarà favorevole. Unico appunto che volevo riportare, tra l'altro è un suggerimento che è stato anche espresso dall'organo revisore del Comune sulla relazione dell'organo di revisione al rendiconto, che poi andremo a discutere, ovvero di attuare una più puntuale cronologia delle indicazioni temporali per la realizzazione dei lavori pubblici. Questo è un punto insomma che poi ci portiamo avanti da diversi anni. Mi ricordo anche quando ho svolto il ruolo di presidente del Consiglio di quartiere, diciamo che è una delle note dolenti di questa amministrazione, un pochettino quella della mancanza di puntualità nell'indicazione delle opere pubbliche da eseguire. In ogni caso, malgrado questo appunto, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Sabatini. Ha chiesto la parola il consigliere Antonelli. Chiedo al consigliere Sabatini se può togliere la prenotazione. Consigliere Antonelli, prego. Grazie Presidente, ho prenotato subito dopo di Matteo perché diciamo che mi ha preceduto un po' nelle considerazioni.
Aggiungo a quello che è stato detto che noi, diciamo, anche negli anni passati, come liste civiche, abbiamo tendenzialmente sempre votato a favore del piano delle opere pubbliche, anche perché all'interno di queste ci sono delle opere che erano state già messe, diciamo, in preventivazione dalle amministrazioni delle liste civiche, che poi per svariati motivi non si sono riuscite a realizzare, e quindi abbiamo sempre visto con buon occhio la continuità amministrativa che questa amministrazione ha voluto dare. E la osservazione che è stata fatta da Sabatini in qualche maniera rimarco, perché questo che sicuramente è un ottimo piano di interventi non rimanga un libro dei sogni. Ci sono tante opere anche particolarmente importanti sia da un punto di vista economico che da un punto di vista funzionale per la città di Osmo, che sarebbe opportuno finalmente portare quantomeno all'avvio. Si è parlato precedentemente nell'intervento del consigliere Fiorini della scuola di Campo Cavallo. Questo è un esempio ormai ben noto al Consiglio Comunale, di cui il sindaco sa benissimo come sono andate le vicende, che effettivamente è bene che prenda via. Quindi noi siamo contenti che ci sia nel piano delle opere pubbliche anche la realizzazione della scuola di Campo Cavallo, però gradiremmo che effettivamente prendesse via dopo tanti anni di gestazione che hanno coinvolto sicuramente l'ultima parte dell'amministrazione delle liste civiche, ma anche questi 7 anni e mezzo dell'amministrazione Pugnaloni. Per cui con questo augurio speriamo che, avendola reinserita nuovamente in questo piano, che diventi una cosa ancora più concreta. Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, anche qui ci sono dei piccoli segnali che vengono dati all'amministrazione. Giustamente si continua nell'ottica di efficientare le scuole, cosa che è stata fatta anche con l'amministrazione delle liste civiche. Noi avevamo realizzato impianti fotovoltaici su circa 6 scuole osimane, si continua di questo passo, ma ci sono poi anche tanti altri interventi che si possono mettere in campo oltre alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Però diciamo che al di là di questa attenzione che chiediamo all'amministrazione di tenere il tempo degli interventi che vengono messi in questo piano, il nostro voto è comunque favorevole. Grazie consigliere Antonelli. Ho chiesto la parola il sindaco, prego. Ringrazio tutti i consiglieri comunali, perché ogni qualvolta in questi 8 anni abbiamo parlato del piano degli investimenti triennali è stato votato quasi sempre all'unanimità, se non con alcune astensioni. È il gesto più bello che possiamo far mostrare ai nostri concittadini, perché il piano degli investimenti, seppur ci possano essere sfumature diverse nell'approccio che un'amministrazione ha nei confronti della viabilità, nei confronti dell'impiantistica sportiva, nei confronti dell'edilizia scolastica, è sempre comunque il risultato di una mediazione tra le risorse a disposizione e le esigenze raccolte in mezzo alla gente. E io credo che sia davvero importante mostrarsi così alla città. Quindi grazie a tutti coloro che sono intervenuti, grazie a tutti coloro che voteranno favorevolmente. Noi abbiamo sempre detto che di quello che promettiamo vogliamo farne cosa concreta, e questo ci impegneremo a fare soprattutto in termini infrastrutturali. C'è una cosa che ci ha diviso, lo dicevo prima, sulla variante nord a sud, ma questa è la politica. L'importante è che qualsiasi sia la scelta che ha fatto questa amministrazione sia una scelta non solo di parole, ma di fatti concreti. La scuola di Campo Cavallo è una scuola che ci ha accomunato tutti. Nei primi anni di amministrazione, Sandro sa che ho detto al Consiglio di Quartiere che volevo andare avanti con i fondi MIUR.
non ci siamo riusciti. Oggi c'è l'accensione di un mutuo per andare alla realizzazione della scuola entro il mandato. Sarà un buon risultato per tutta la frazione. Sempre più amministrazioni pubbliche, sempre più la Regione, sempre più lo Stato, sempre più l'Europa ci chiede di rispettare l'ecosistema e noi proponiamo 1 milione di euro di investimenti in piste ciclabili. Questo è quello che vogliamo per la nostra città, una città a misura di Europa, una città a misura del mondo, una città di 35.000 abitanti che sappia essere città culturalmente avanzata, perché investiamo anche nella cultura. Ci sarà a breve la gara per un ridotto al Teatro La Nuova Fenice, ci sarà, e sono partiti questa mattina i lavori all'ex cinema concerto per il nuovo cinema in centro. Cioè, noi ci crediamo, un investimento per ogni settore di attività, ma che lasci il segno nei nostri 10 anni di amministrazione. Quindi grazie a tutti coloro che, un'altra cosa che può dividerci è asfaltare una strada piuttosto che un'altra. Aver asfaltato 12 tratti di strada nel 2021 rovinati, piuttosto che 6 strade dalla A alla Z, dall'inizio alla fine. Probabilmente nel 2022 con la Giunta e con la maggioranza sceglieremo, invece che 12 strade ammalorate da sistemare, 6, ma le faremo dall'inizio alla fine, come ci è stato suggerito con le critiche che abbiamo ricevuto sui social. Però la via di mostrarsi uniti, il piano di investimenti, è una via importante. Grazie a tutti, il mio voto sarà favorevole. Grazie Sindaco. Chiedo al consigliere Antonelli se può togliere la prenotazione, perché vedo che ancora è prenotato per l'intervento. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare alla votazione. Votazione completa. Venti favorevoli, un astenuto. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Consigliera Donia. Possiamo votare. Ventuno favorevoli, un astenuto. Sì, adesso ha votato anche lui. Chiudiamo il punto numero 6 e passiamo al punto numero 7 all'ordine del giorno, che sono le modifiche al nuovo regolamento per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 47 del 2020. Passo la parola al Sindaco. Prego Sindaco per la presentazione. Non più tardi di 1 anno e mezzo fa ci siamo ritrovati in Consiglio Comunale per sancire quello che era un obiettivo dell'amministrazione comunale, quello dello stop al consumo di suolo e l'incentivo alla rigenerazione urbana. Da dove partire? Partire da una scontistica. Oggi il costo degli oneri di urbanizzazione per una famiglia o per un'impresa che decide di ristrutturare o costruire nuove abitazioni è un costo molto rilevante.
l'amministrazione comunale ha voluto dare un segno tangibile, concreto, una scontistica importante che guardasse a diversi casi che spesso si prefigurano agli uffici del nostro comune. Penso a quello più importante, che è quello di oggi, quando una famiglia che voleva ristrutturare la propria casa colonica e trasformarla in civile abitazione, prima che questa amministrazione approvasse questo regolamento, spendeva circa 50.000 euro di oneri di urbanizzazione. Con lo sconto del 90% previsto dall'amministrazione Pugnaloni, da 50.000 questo costo si è abbassato a 5.000 euro. Questo ha permesso a molte nostre famiglie osimane di poter restare a vivere nei luoghi dove sono nati, cresciuti, invece di dover acquistare un'abitazione in centro, in prima periferia. Oggi, con questo atto, allarghiamo questa maglia, perché queste case coloniche si trovano spesso in una zonizzazione urbanistica che viene definita zona E, zona agricola. Il contesto urbano della nostra città in questi anni si è molto urbanizzato e tante di queste zone nei pressi del centro abitato sono diventate zone di completamento o di espansione con all'interno delle case coloniche. Fino a ieri non era possibile usufruire dello sconto del 90% se volevi trasformare la casa colonica in civile abitazione. Tanti professionisti ci hanno chiesto di rivedere questa situazione e siccome c'è un tavolo tecnico aperto dove possono dire la loro sia i professionisti usimani che le minoranze, abbiamo deciso di allargare questa maglia in queste case coloniche che non sono prettamente in zona agricola, ma che sono nelle vicinanze del centro abitato e quindi la zonizzazione di stampo urbanistico è divenuta o di completamento o di espansione. E quindi allarghiamo la maglia di questa scontistica. Fieri di averlo fatto, perché le pratiche ad oggi pervenute nella nostra città sono circa 40 e sono cifre importanti rispetto al passato. Grazie. Grazie Sindaco. Apriamo la discussione sul punto numero 7. Ha chiesto la parola la consigliera Donia. Prego. Sì, grazie Presidente. Io anticipo già la votazione di voto. Il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questa riduzione degli oneri di urbanizzazione, di questo incentivo che viene data per la ristrutturazione di immobili che non insistono neanche proprio nel centro storico. Ben si sposa questo tipo di intervento con tutte le agevolazioni fiscali che speriamo continuano ad essere, che vengano mantenute in essere, sebbene ormai il 110 per le abitazioni singole ha i tempi corti perché finisce al 2022, però ci sono ben altri tipi di ristrutturazione che possono dare anche un forte motore all'economia locale e quindi questo incentivo non fa altro che agevolare le varie ristrutturazioni edilizie. Quindi è un sostegno, un passo importante per tutta la collettività. Quindi ringrazio l'amministrazione e anticipo di nuovo, il mio voto sarà favorevole. Grazie consigliera Donia. Non ci sono richieste di intervento, chiudiamo la discussione. Il sindaco vuole fare le conclusioni? Non ci sono conclusioni, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto.
Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare alla votazione del punto numero 7. Manca il consigliere Bottegoni. Votazione completa. 18 favorevoli e 4 astenuti. Votiamo adesso per l'immediata eseguibilità. Manca il voto del consigliere Fericiani. Votazione completa. Favorevoli 18, astenuti 4. Chiudo il punto numero 7 e passo al punto numero 8 all'ordine del giorno, che è l'approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e relativi allegati ed approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022-2024. Passo la parola all'assessore Pellegrini per la presentazione. Prego, assessore. Grazie, presidente. Ma dunque, nell'introdurre questo punto, diciamo che quelle che riguardano le entrate tributarie, in parte abbiamo già sviscerato questi punti, in parte perché con atti precedenti abbiamo determinato, ad esempio, la Tari, che ormai va sganciata dal bilancio comunale. Abbiamo già parlato dell'intervento sull'aliquota dell'IMU, l'invarianza dell'IRPEF. Qui faccio una notazione a proposito del dibattito che si diceva prima, però anche durante la pandemia in realtà vi è stato, anche inaspettatamente, non c'è stata nessuna diminuzione di gettito né dell'IRPEF né dell'IMU. Quindi avevamo previsto, no, una riduzione dell'incasso dell'IRPEF, dicendo con la pandemia c'è una contrazione dei redditi, però fortunatamente invece non si è verificato niente di tutto ciò, e questo anche con riguardo all'IMU, perché è vero che l'IMU sì, va con gli immobili, quindi a meno che non c'è un terremoto, diciamo, l'immobile no, rimane invariato, però l'IMU, a differenza dell'IRPEF, non va per competenza ma va per cassa, quindi ci saremmo aspettati, no, anche sull'IMU un minore incasso, ma invece questo, appunto, questo non si è verificato, e quindi questo in parte, ma poi questo lo vedremo anche quando approveremo il consuntivo, diciamo in maniera prudenziale ci eravamo attestati su una previsione di minore incasso di IMU e IRPEF, però questo, grazie a Dio, insomma, non si è verificato. L'altro, quindi chiusando sulla parte delle entrate tributarie patrimoniali del comune, quindi va rimarcato l'intervento sul canone unico patrimoniale. Perché? Perché, come sapete, con la pandemia, legato allo stato di emergenza, vi è stata la esenzione da parte dello Stato per quella che era la ex TOSAP, tassa occupazione suolo pubblico, che oggi è ricompresa nel canone unico patrimoniale per, diciamo, i deorze, questo, diciamo, in un'ottica di
di favorire, di contenere la pandemia e quindi favorire l'apertura dei locali anche all'esterno, delle superfici, ristorazione e somministrazione di alimenti. Ovviamente lo stato emergenza, come sapete, è terminato il 31 marzo, quindi se dal 21 fino al 31 marzo del 22 lo Stato ha in parte ristorato i comuni dell'esenzione e quindi del mancato gettito di questo introito, noi invece in questo bilancio finanziamo l'esenzione che sarà protratta fino a tutto il 31/12/2022, non solo questo per quindi l'esenzione non vale solamente per i deor di esercizi di bar, ristoranti e somministrazione, ma vale anche appunto per gli ambulanti. Questo mancato gettito ammonta a circa 50.000 euro e quindi viene finanziato dalle risorse del comune. L'altra parte che caratterizza le scelte di questo bilancio riguarda le politiche tariffarie. Quindi sia per quanto riguarda il trasporto scolastico, i nidi d'infanzia, la refezione scolastica, quindi notiamo che da circa 2 anni questa amministrazione sta incrementando misure di favore appunto per quanto riguarda queste politiche tariffarie, ovviamente legate alle fasce di reddito ISEE. Quindi per quanto riguarda il trasporto scolastico abbiamo un'ulteriore riduzione del 50% delle tariffe a seconda delle fasce ISEE. Per quanto riguarda i nidi d'infanzia abbiamo l'abbattimento di un ulteriore 5% della quota fissa mensile e per quanto riguarda la refezione scolastica quindi viene mantenuto l'azzeramento, o quando dico viene mantenuto perché spiego un attimo il contesto, è vero che alcune di queste misure sono state in parte finanziate con i contributi 0-6 anni, ma ovviamente non possiamo fare che quando c'è il contributo diminuiamo, poi il contributo non c'è e quindi si risale la fascia. Quindi ecco, certamente sono tutte misure che in parte le riduzioni sono state avviate con i contributi 0-6 anni, ma che poi ovviamente vanno a regime anche con l'intervento di risorse proprie del comune. Quindi ecco, dicevo, per la refezione scolastica viene mantenuto l'azzeramento della quota fissa mensile che già avevamo introdotto lo scorso anno. Abbiamo invece la differenza qual è rispetto all'anno precedente, il mantenimento del precedente e vengono per le singole quote di pasto vengono introdotte queste agevolazioni, quindi si applica uno sconto di 0,50 centesimi per la prima e seconda fascia ISEE della scuola dell'infanzia per quanto riguarda il pasto e invece uno sconto di 0,25 per il secondo fratello della prima e seconda fascia ISEE della scuola dell'infanzia. Poi certamente abbiamo anche maggiori spese rispetto al bilancio precedente, maggiori spese per il personale per circa 300.000 euro, quindi vi ricordo che si sono in gran parte svolti i concorsi per 13 unità di personale più 4 vigili. Abbiamo anche un aumento delle utenze telefoniche per circa 25.000 euro, maggiori spese per quanto riguarda servizi per buste paga e comunque al supporto tributi per circa 30.000 euro. Abbiamo la previsione di 30.000 euro nel triennio per la redazione di un inventario puntuale dei beni mobili del comune. Non è che prima non c'era, ma un inventario puntuale dei beni del comune non c'è e vi ricordo che abbiamo una a 131 immobili e quindi andranno censite regolarmente le varie sedie e tavoli, sapendo anche la problematica che alcune sono acquistate dal comune, alcune agli istituti comprensivi, ma è un intervento, la redazione di un inventario puntuale che comunque deve essere fatto. E poi certamente abbiamo un leggero aumento anche rispetto all'anno precedente per l'assistenza scolastica,
incremento di circa 20.000 euro, quindi anche quest'anno è prevista una somma importante, 661.000 euro, leggero incremento anche per l'assistenza domiciliare agli anziani che ammonta per il 22 a 170.000 euro. Poi ecco, tra le maggiori spese ovviamente ci sono quelle legate al caro energia, perché il caro energia ovviamente non colpisce solo le famiglie usimane, ma colpisce anche il comune. E qui è stata prevista un aumento, una maggiore spesa di circa 310.000 euro. E probabilmente ci sarà un piccolo ristoro da parte dello Stato, ma credo che sia stato col decreto del Ministero sia stato stanziato circa 80.000 euro, ma questo decreto è sopraggiunto alcuni giorni fa, quindi non è previsto questo ristoro nel bilancio di previsione che andiamo a approvare. Comunque in parte il maggiore costo dell'energia elettrica sarà attutito, ammortizzato dall'entrata in vigore appunto del project financing, che quindi finalmente siamo arrivati alla firma, quindi nel mese di giugno sarà firmato il progetto di project financing. Quindi questo che cosa significa? Un conto ovviamente da gennaio a fino a giugno il costo dell'aumento dell'energia elettrica ovviamente è minore se il contratto di project financing fosse stato prorogato all'anno prossimo, perché ovviamente ogni mese in più di contratto vecchio con DEA ovviamente su questo siamo esposti ovviamente all'aumento dei costi. E poi tornerò sul tema del caro energie con gli interventi fatti dal comune. Poi abbiamo in parte corrente, con la parte corrente del comune, del bilancio del comune, vengono finanziati due misure che si trovano nel conto nella parte investimenti del comune, e quindi l'acquisto di due auto per la Polizia Municipale per 45.000 euro. E poi, ma questo è così già da alcuni anni, i corrispettivi di rimborso ai servizi per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico già da alcuni anni non si trova più nella parte corrente del bilancio, ma si trova più correttamente nella parte degli investimenti. Poi, c'è una scelta qualificante che ha fatto questa amministrazione comunale, cioè la completa digitalizzazione dello sportello unico dell'edilizia privata. È un intervento importante dal progetto che abbiamo, l'importo è di 606.000 euro. Questa parte purtroppo non poteva essere finanziata nella parte degli investimenti, anche se è vero che l'intervento che residua a seguito di questi servizi è un bene immateriale, una sorta di archivio digitale, però appunto non è consentito l'investimento nella parte investimenti, quindi abbiamo cercato di trovare risorse nella parte corrente del bilancio. E ovviamente perché l'investimento fosse, questo intervento fosse sostenibile, è stato suddiviso nel triennio 22-23-24, e quindi spalmando nei tre anni un terzo dell'intero importo, e ovviamente quindi suddividendo questi servizi, la realizzazione di questi servizi in tre intestralci che comprenderanno appunto diverse annualità delle pratiche edilizie che andranno digitalizzate. E quindi con questo intervento cerchiamo di caratterizzare un po' la modernità, quindi nella digitalizzazione. Questa misura quindi va a completare altre che hanno già visto una digitalizzazione dei servizi, in parte già per quanto riguarda lo sportello, lavoro già fatto per lo sportello
l'INSA privata, in parte fatto anche con i certificati dell'anagrafe e così via. Ecco, poi che per quanto riguarda, ecco, le misure più della parte corrente più caratterizzanti sono appunto per il caro bollette, per il caro energetico, quindi questa amministrazione mette sul piatto 250.000 euro. Di questi 250.000 euro, 50.000 euro sono destinate alle associazioni, le associazioni sportive che gestiscono impianti particolarmente energivori, altri 50.000 euro sono previsti per le famiglie e 150.000 euro sono previste per le attività, produttive. Ovviamente questo implica che dovranno essere effettuati appunto dei bandi, cercando di trovare un modo per non incorrere in istruttorie ovviamente defatiganti, ma ecco, su questo ci lavoreremo. Ma ecco, 250.000 euro di contributi, insomma, famiglie, associazioni sportive che gestiscono impianti particolarmente energivori e attività produttive, insomma, crediamo che sia una risposta importante, no, con cui il comune si sostituisce, come dire, si aggiunge all'intervento statale. Ovviamente c'è una differenza tra lo Stato e il comune: lo Stato può fare interventi in deficit, no, il comune no. E ovviamente questa misura è tanto più importante perché, come vi ho detto prima, lo stesso comune di Osimo è esposto per oltre 300.000 euro, insomma, al caro energia. Quanto riguarda invece la parte degli investimenti, non mi dilungherò, pochissimo, perché in parte credo che il cuore della discussione sia già stato fatto quando abbiamo parlato del piano triennale delle opere pubbliche. Voglio però sottolineare che questa amministrazione dovrà procederà alla restituzione di somme che, guardate, erano le richieste sono giacciono nel comune da diversi anni, da diverse amministrazioni, ma procederemo per la restituzione di oneri di urbanizzazione nel 22 per circa 300.000 euro, e poi sono previste altre istituzioni nel biennio 23-24 per 30-30.000 euro rispettivamente. E poi, per quanto riguarda le retrocessioni di aree PIP e PEP, restituiremo nel 22 circa 135.000 euro, nel 23 circa 392.000 euro e così di pari importo 392.000 euro erotti per il 2024. Questi, si tratta di aree PIP e PEP, diciamo, che sono iniziate 10-12 anni fa, ma poi, insomma, quando non si realizza, e poi se non si realizza il comune deve restituire, e quindi sono oneri importanti, ma che ovviamente l'amministrazione deve far fronte e deve onorare, che sono gran parte finanziati con gli oneri di urbanizzazione. Chiudo solamente ricordando la parte dei mutui che per il 2022 ammontano a 4.620.000 euro. In parte queste voci sono state già dette, ma comunque le ricordo: le voci che sono finanziate con il mutuo riguardano la ristrutturazione del San Carlo, 100.000 euro per la fornitura e posa in opere di telecamere per la videosorveglianza, acquisto dei locali a biblioteca, realizzazione per il 22 nuovo campo di calcio passatempo per 370.000 euro, ristrutturazione sottopasso tre arti 400.000 euro, manutenzione straordinaria maxi parcheggio per 500.000 euro, completamento bypass dell'abbadia per 650.000 euro, manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
per 600.000 euro. Quindi la competenza per il 22 è di 4.620.000, per il, l'anno 2023 è di 2 milioni di euro. Ecco, poi chiudo dicendo che ovviamente dopo il consuntivo potremmo applicare l'avanzo investimenti che ammonta a circa 600.000 euro. Poi ecco, discussione a parte, sarà fatto invece insomma per l'avanzo libero, e quindi questo implicherà che ovviamente tra circa a luglio ecco ovviamente rivedremo la parte investimenti del comune, ovviamente per diciamo spostare le fonti di finanziamento in maniera tale appunto che si possa, no, prima si procede con le fonti diciamo più sicure, e quindi ritoccheremo ecco leggermente questo piano degli investimenti, ecco, però insomma sicuramente specchietti di allodole non ce ne sono, perché come sapete le nazioni se non si incassano non si può agire, ma diciamo che appunto ecco vedrete insomma che in questo piano insomma le fonti di finanziamento sono tutte molto certe. Grazie Assessore Pellegrini. Apro la discussione per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024. Ha chiesto la parola la consigliera Donia, prego. Sì, grazie Presidente. Io mi scuso per motivi di lavoro non sono riuscita a partecipare questa volta alle commissioni, per cui molte domande che dovevo fare purtroppo non rimangono diciamo irrisolte. Ma una fondamentale che volevo fare è perché siamo arrivati all'ultima data disponibile per l'approvazione di questo bilancio, cioè al 31 maggio 2022. Il bilancio andrebbe approvato entro dicembre, poi c'è stata la proroga al 31 marzo e un'ulteriore proroga al 31 maggio. Ecco, mi chiedo perché arrivare a un utilizzo di un bilancio, quindi una gestione diciamo provvisoria, l'esercizio provvisorio, e arrivare alla data ultima del 31 maggio. È vero che grazie a questo decreto del Ministero dell'Interno questo esercizio provvisorio non fosse così stringente per le nostre casse comunali, però ecco non vedo la motivazione di arrivare al 31 maggio. Bene, molti punti, diciamo non vedo grosse criticità, poi non è stato rilevato nulla neanche dai revisori in questo bilancio. Non ci sono delle grosse criticità, però una cosa su cui vorrei fare un appunto è per quanto riguarda gli accantonamenti. Cioè nella missione 20, programma 3, anche in altre sedi di approvazione di bilancio abbiamo sempre sollevato questo diciamo limite. Non c'è alcuna previsione accantonata nel fondo rischi per il contenzioso, né per il 2022 né negli anni a seguire. Siamo particolarmente ottimisti forse, ma non ne vedo dovremmo essere anche previdenti, quindi non capisco perché non sia stata messa un fondo per i rischi da contenzioso, visto che il comune ultimamente ne ha dovuti affrontare parecchi. La stessa cosa per gli accantonamenti a copertura di perdite per le partecipate, speriamo che non ci siano mai, o per le passività correnti. Quindi diciamo che gli accantonamenti siano un po' poveri, non ci sono accantonamenti. E poi diciamo che gli enti locali nell'ambito del PNRR saranno i soggetti particolarmente attuatori di una parte considerevole di fondi che arriveranno dalla PNRR.
Proprio per questo sono chiamati a rafforzare tutte le capacità tecniche, tutto il personale per l'attuazione di questi fondi e per i progetti relativi al PNRR. Quindi bisogna avere del personale che possa, perché diciamo le componenti collegate alla programmazione delle attività di questi fondi ha un'incidenza sia sulla gestione della competenza, ma soprattutto sulla gestione della liquidità e sul rispetto degli equilibri di cassa. Quindi è fondamentale che venga, che ci sia un controllo sulla realizzazione dei cronoprogrammi e quindi sull'organizzazione degli uffici tecnici e di tutti gli enti preposti. Quindi già con l'esercizio provvisorio, proprio una novità di questo di rilievo di questo bilancio era proprio che si potevano utilizzare delle spese per assumere del personale anche a tempo indeterminato. Ecco, una delle domande che avrei pure voluto fare era quella: stiamo riorganizzando il nostro ufficio tecnico? Bene il fatto che ci sia l'informatizzazione di tutto, di tutti gli archivi elettronici, perché danno sostegno all'edilizia e a tutte le ristrutturazioni, alle richieste che vengono fatte al comune, quindi un accesso più celere a quelli che sono gli archivi comunali. Ma per quanto riguarda tutte le opere che sono state inserite anche nel bilancio, nel piano pluriennale delle opere, pensiamo di poter seguire un cronoprogramma con una rendicontazione puntuale. Ecco, e questi che sono gli appunti principali che voglio fare a questo bilancio. Grazie. Grazie consigliera Donia. Ha chiesto la parola il consigliere Sabatini, prego. Grazie Presidente, volevo fare un paio di appunti anche io in merito all'approvazione del bilancio di previsione. Come rilevato già dalla consigliera Donia, dalla collega Donia, l'amministrazione comunale in ambito programmatorio è abbastanza ottimista e come ha rilevato la collega, insomma, anche io avevo notato la carenza, di accantonamenti anche per quanto riguarda i contenziosi. Vedremo poi anche nel rendiconto consuntivo 2021 come non è stato effettuato alcun accantonamento al fondo svalutazione crediti, perché comunque è diminuito il fondo crediti dubbi esigibilità, però in ogni caso questo denota un'amministrazione abbastanza ottimista in sede di bilancio, anche di previsione. Per quanto riguarda le entrate tributarie, prendiamo atto insomma delle aliquote IRPEF per le addizionali che rimangono invariate, così come lo scaglione di esenzione, la riduzione dell'aliquote IMU, però non possiamo non sottolineare che poi ci sarà un aumento, come già poi uscito anche sul giornale, un articolo di giornale, per quanto riguarda il tributo TARI che, come già ribadito anche dall'amministrazione, giustamente è un aumento che viene deciso dall'autorità, dall'ARERA, che però si rifà all'aumento del costo del servizio di gestione da parte di Astea, che passa da 5,9 milioni a 6,35 milioni. Quindi bisognerebbe un attimino anche andare a considerare questo aspetto. Bene l'esenzione TOSAP sia per gli ambulanti che per i DOR, e poi sono anche per il settore ambulante, è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia, anche per il commercio al dettaglio, quindi diciamo bene questa cosa. Sarebbe poi il caso di valutare altre previsioni, se non di esenzione quantomeno di riduzione. Per quanto riguarda l'aumento TARI, quindi diciamo l'amministrazione mette in campo un plafond, un contributo per ISEE inferiore a 25.000 euro di 40.000 euro.
diciamo che anche in relazione agli avanzi di gestione che vengono portati nei prospetti di bilancio, il rendiconto sia consuntivo che preventivo, qui sarebbe stata auspicabile una scelta un pochettino più coraggiosa, anche perché visto e considerato la situazione in cui versa, insomma, in cui versano sia le attività produttive che le famiglie, diciamo che questo contributo unito a quanto fatto per il plafond cosiddetto bollette di 250.000 euro, come anticipato dall'assessore, avremmo auspicato una scelta un pochettino più coraggiosa per andare a gestire questo aumento Tari dal punto di vista e cercare di assorbirlo con il bilancio comunale. Diciamo, questo era uno dei punti che avremmo voluto un po' più coraggio da parte dell'amministrazione. Per quanto riguarda le spese poi per l'anno 2022 e le entrate, sottolineo, stavo notando adesso le entrate da servizi, c'è un aumento previsto delle entrate per i canoni di impianti sportivi e vanno che poi è correlata invece a una diminuzione della spesa alla missione 06 politiche giovanili, sport e tempo libero, dove vediamo una riduzione di spesa che ritorna ai livelli ante-Covid, quindi pre 2020, quindi a livello 2019. Quindi l'aumento da parte dell'amministrazione delle entrate previste per i canoni sportivi, unita alla diminuzione della spesa proprio per questa voce, anche se previsto le 50.000 euro di ristoro per le associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per quanto riguarda il discorso energia, diciamo che non va bene, perché poi dalla situazione Covid molte associazioni sportive fanno ancora oggi difficoltà post-Covid a sostenersi. Abbiamo visto in questi giorni come c'è una grande difficoltà per queste associazioni, per questi enti, di poter organizzare anche sagre e manifestazioni che permettevano in molti casi di potersi finanziare. Quindi anche questo, diciamo, un piccolo appunto all'amministrazione lo facciamo per quanto riguarda l'aiuto al settore sport. Bene, la redazione dell'inventario puntuale dei beni mobili, che anche questa era stata diciamo segnalata dall'organo revisore nel rendiconto 2021, e una segnalazione sempre anche rifacendomi la preoccupazione già rilevata nei punti precedenti della consigliera Donia per quanto riguarda l'aumento dell'indebitamento da parte del comune. Nel 2022, leggendo adesso dai prospetti, avremo un ulteriore aumento dell'indebitamento, perché poi c'è l'accensione, come già avvenuto nel 2021, di mutui anche nel 2022, maggiori accensioni rispetto a rimborsi di quote capitali, quindi avremo un aumento, diciamo, del debito pro capite, che già a fine 2021 passava dai 183 euro di fine del 2020 ai 335 euro del 2021, per cui anche qui un pochettino, ecco, di preoccupazione la dobbiamo segnalare. Tutto qua, grazie. Grazie consigliere Sabatini. Chiesto la parola il consigliere Gallina Fiorini, prego. Sì, grazie presidente, ringrazio anche i colleghi consiglieri che hanno preso la parola prima di me per gli interventi, secondo me, anche competenti e costruttivi. A mio giudizio, a nostro giudizio, questo è un bilancio di previsione che riesce a coniugare due aspetti non facili da mettere insieme. Da un lato, una riduzione della pressione fiscale, avevamo detto dell'abbassamento dell'aliquota IMU sulle aree edificabili, ma poi anche, lo ricordava l'assessore, l'azzeramento del canone patrimoniale per tutto l'anno per i deor e gli ambulanti, ed è una misura che vale circa 50.000 euro. Ma detto ciò, allo stesso tempo si riescono a trovare risorse importanti per aumentare la spesa sociale, e lo si fa con degli aiuti concreti a famiglie, attività produttive, associazioni sportive, attraverso innanzitutto quei 250.000 euro che ci ricordava l'assessore Pellegrini per contrastare il caro bollette. E questa è una misura quantitativamente e qualitativamente molto importante, sia appunto per il tipo di finanziamento. Io sfido a trovare altri comuni
delle dimensioni del nostro nelle Marche, che mettono in campo risorse di questa portata. E poi perché accoglie l'indicazione del Consiglio Comunale. Noi del Partito Democratico abbiamo fatto un ordine del giorno per prendere delle misure a contrasto del caro bollette, ma anche altri gruppi di opposizione hanno presentato delle mozioni. Quindi su questo eravamo tutti d'accordo nel dover affrontare quella che è un'emergenza sociale, e io credo che con questo bilancio di previsione l'amministrazione dà una risposta concreta. 150.000 euro per finanziare un bando per le attività produttive, 50.000 euro per le famiglie, sempre attraverso indicatori ISEE, che si aggiungono ai 40.000 euro, lo ricordava il consigliere Sabatini, per il bonus settari, ed altri 50.000 euro per un sostegno, un ristoro alle associazioni sportive che gestiscono gli impianti, che quindi anche loro hanno avuto chiaramente un aumento delle bollette. Ma non dimentichiamo che l'aumento delle bollette ricade anche sul comune, che avrà maggiori spese in tal senso per 300.000 euro. Quindi, nonostante questo, si trovano delle risorse per aiutare i cittadini osimani, e non era scontato. E poi ci sono delle riduzioni importanti delle tariffe di alcuni servizi fondamentali per le famiglie osimane. Uno su tutti, lo scuolabus. Noi partivamo da una tariffa che era all'inizio di circa 190 euro, è stata dimezzata a 100 euro e adesso verrà, attraverso le risorse di questo bilancio di previsione, azzerata per i nuclei familiari fino a un ISEE di 15.000 euro. Quindi ci saranno delle famiglie osimane che non pagheranno lo scuolabus. E poi, a seconda degli scaglioni delle fasce ISEE, ci sarà la fascia intermedia in cui si pagherà 25 euro e la fascia invece più alta che ne pagherà 50, che è comunque la metà di quanto si pagava in precedenza. E poi, lo diceva sempre l'assessore, diminuzione anche alle rette degli asili e alla mensa, dove già abbiamo azzerato il tributo, il contributo fisso che c'era in precedenza. Finisco dicendo che investimenti anche nella digitalizzazione in 3 anni, spalmati su 3 anni, questo è un altro punto del nostro programma, era un altro, diciamo, aspetto che volevamo raggiungere, e con questo bilancio di previsione si pongono le basi, dopo aver digitalizzato alcuni servizi della pubblica amministrazione con i cittadini che possono da casa stampare dei certificati. Qui invece si andrà a digitalizzare lo sportello unico dell'edilizia, quindi meno burocrazia, meno code e possibilità appunto di consultare pratiche da remoto. Quindi stiamo andando, secondo me, nella giusta direzione. Faccio un plauso all'amministrazione comunale per questo bilancio di previsione. Grazie. Grazie consigliere Gallina Fiorini. Ha chiesto la parola la consigliera Bordoni, prego. Sì, grazie Presidente, non aggiungerei altro a quanto già ha descritto il nostro collega consigliere Matteo Sabatini. Vorrei solamente aggiungere un dato per precisazione adesso di quanto dell'ultimo intervento in merito alle tariffe dei pulmini. Dunque, le tariffe dei pulmini parte da una base di 196 euro, no? Il consigliere Gallina Fiorini, ma io vorrei ricordare che nelle amministrazioni di liste civiche il costo del trasporto dei pulmini e delle mense era 40 euro al mese, quindi diciamo che partire da una base di 196 euro e poi e lavorare da lì per aumentarle e poi abbatterlo, diciamo non è così corretto, perché siamo passati ad anni in cui le tariffe erano davvero basse, lo erano per tutti, quindi soprattutto in questa situazione di post-Covid, chiamiamolo così, ma di un'economia davvero ridotta all'osso, credo che uno sforzo maggiore questa amministrazione, no, lo potesse pure dare. Quindi per carità, comprendiamo lo sforzo che questa amministrazione crede di fare, ma diciamo che abbiamo dato come liste civiche dimostrazione nel passato che si può fare anche di più. Grazie. Grazie consigliera Bordoni.
Ha chiesto la parola il consigliere Ginnetti, prego. Grazie Presidente. I colleghi che sono intervenuti hanno messo in evidenza alcuni aspetti, diversi aspetti positivi, altri meno. Nel complesso ci sono luci e ombre come in ogni bilancio, sicuramente l'amministrazione in carica si sforza per fare il più possibile. Indubbiamente, più che un elenco puntuale, che ci può comunque stare, io mi aspetto dall'assessore, quindi dall'amministrazione, anche un inquadramento politico-amministrativo dell'organo più del documento, dell'atto più politico che c'è in un mandato comunale nell'arco dell'anno, ovvero dove e come intendo indirizzare i proventi, quali sono le priorità. Quindi, insieme al piano triennale dei lavori pubblici, al piano annuale, il bilancio di previsione in realtà è sì un obbligato documento che praticamente viene previsto dal testo unico, ma in esso si concretizzano non solo le aspirazioni, ma quanto un'amministrazione intende realizzare. Ecco perché ha una forte valenza politica. Come faceva rilevare la collega Donia, approviamo questo documento pur nei limiti previsti dalla legge ormai a metà anno. E molte di queste diverse, come veniva già rilevato precedentemente, diverse voci di quanto in esso contenuto hanno trovato avvio e applicazione. Raramente siamo arrivati così tardi nell'approvazione del documento di previsione, ma va rilevato che comunque non è stata rispettata non è stata rispettata la scadenza del 30 aprile per quanto riguarda il bilancio consuntivo. È vero che in questa città più volte questa data è stata oltrepassata. Io ho fatto per 8 anni presidente del Consiglio Comunale e effettivamente è accaduto sicuramente anche in un paio di occasioni, però lo facevo rilevare. Quindi ci può stare, esistono delle dinamiche, delle problematiche complesse, soprattutto in questo periodo storico post-pandemia. Volevo quindi far rilevare un paio di aspetti. Quanto ha detto prima la collega Donia, la mia vicina di banco, riguardo al fondo contenzioso, al fondo rischi contenzioso, che avevamo già visto, se non erro, una delle ultime variazioni di bilancio, che era praticamente una cifra molto irrisoria, intorno a 10-11 mila euro se non ricordo male, ma comunque adesso non c'è allocata nessuna cifra. E poi anche questa è la terza volta che dico la stessa cosa, cioè che mi ripeto, non è la stessa cosa, ma che faccio rilevare lo stesso problema, condiviso mi ricordo anche dai colleghi di maggioranza, è l'enorme cifra che è nel fondo crediti di dubbia esigibilità, in particolare per quanto riguarda la Tari, che viene riscossa in una misura che di circa il 40%, e lo stesso per quanto riguarda le infrazioni al codice della strada. Indubbiamente, se consideriamo che questo fondo ammonta e ammonterà per i prossimi anni a cifre veramente molto elevate, sicuramente si deve far riflettere sulla capacità, la nostra capacità, inteso come amministrazione, inteso come la nostra città è capace di riscuotere quanto dovuto dai nostri concittadini, con tutte le ripercussioni che esso ha poi a cascata su altri servizi importanti che il Comune eroga, in particolare quelli di natura sociale e così via. Grazie.
Grazie consigliere Ginnetti. Chiedo al consigliere Sabatini se può togliere la prenotazione dell'intervento che ha fatto prima. Non ci sono altre richieste di intervento, passo la parola al sindaco per le conclusioni. Prego sindaco. Ancora una volta vorrei oggi ringraziare il Consiglio Comunale tutto per i toni propositivi, costruttivi nei confronti del dibattito che si è sviscerato nell'atto più importante, ricordare il consigliere Ginnetti, dell'anno di un'amministrazione comunale, che è il bilancio di previsione, dove si fa una pianificazione programmata delle attività che riguardano i tributi, che riguardano i servizi, che riguardano gli investimenti sul territorio. Volevo fornire a tutti voi delle risposte agli interrogativi che avete posto. Quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo rischio contenzioso, queste due attività non sono legate ad un'analisi di natura politica, bensì ad un'analisi di natura tecnica. E quando si parla di rischio contenzioso si richiede una relazione ai nostri avvocati di fiducia che trattano le pratiche, e si richiede di fare una relazione che va anche all'organo di revisione, dove si dice se esistono contenziosi o meno, e ad oggi non esistono dei contenziosi a rischio tali per cui il comune deve accantonare le risorse in importi superiori a quelli che trovate. Per quanto riguarda invece il fondo crediti di dubbia esigibilità, è un calcolo tecnico che si fa sullo storico degli ultimi 5 anni che riguarda le entrate. Se lo vedete diminuito è solo buona prassi di questa amministrazione, che è riuscita con la lotta all'evasione a migliorare le entrate tributarie, ma noi vorremmo fare ancora di più. Stiamo ricercando un locale di proprietà comunale dove ubicare l'ufficio tributi e dedicare al fianco dei dipendenti già esistenti altri dipendenti a supporto di questa attività, perché lo spirito della nostra Costituzione è proprio quello di inserire la tassazione sul territorio, proprio perché dalla tassazione si possano offrire servizi alla comunità, a chi non ce l'ha in prima battuta, a chi se lo può permettere a prezzi politici, e far pagare un po' di più a chi è già benestante e quindi offre 1 euro a disposizione degli altri. E io sono fermamente convinto, quando si parla di bilancio di previsione, che anche io come cittadino e non come sindaco preferirei pagare 1 euro in più, ma l'importante è che il servizio che si rende alla collettività sia un servizio importante. Per quanto riguarda invece lo sport e le sagre, volevo dire a Matteo, che oggi è intervenuto per la prima volta, lui è un esperto contabile, un commercialista, quindi giustamente avrà analizzato molto bene i numeri dei nostri bilanci e del rendiconto, come altrettanto ha fatto la consigliera Donia, che è libera professionista e ogni volta giustamente ci fa delle domande puntuali e tecniche di natura economico-finanziaria, che lo sport lo sosteniamo con questi 150.000, lo sosteniamo, scusate, con questi 50.000 euro, ma continueremo a sostenerlo con l'applicazione dell'avanzo libero a luglio in fase di assestamento, come altrettanto sosterremo le attività produttive con i già 150.000 euro messi a bilancio, ma andremo ad applicare l'avanzo libero e metteremo altre risorse, e altrettanto faremo per le famiglie. Abbiamo trovato adesso 50.000 euro da mettere nel bilancio di previsione e ne metteremo altrettanti in fase di assestamento di bilancio. Perché arriviamo al 31 maggio? Arriviamo al 31 maggio perché si devono pianificare delle attività importanti a partire dalla Tari. Io qui volevo solamente dire a tutti gli osimani che ci ascoltano, a tutte le opposizioni che ci criticano, che quando una scelta la fa l'amministrazione comunale è giusto che piovano critiche e anche elogi. Ma quando una scelta ormai da anni viene fatta dallo Stato, non possiamo farci nulla. E quindi che come possiamo sopperire all'aumento della Tari? In due maniere. Uno, con l'attività lungimirante di Astea, che ha saputo sfruttare l'opportunità di qualche anno fa, dove c'era un privato in difficoltà e ha chiesto alle maggiori società municipalizzate del territorio di poter credere nel progetto di Ostra. L'Astea è stata l'unica a credere nel progetto di Ostra, e nei primi di luglio stiamo fissando la data per l'inaugurazione dell'impianto, che trasformerà 40.000 tonnellate annue
di rifiuti solidi urbani in biometano. È una buona pratica per l'economia circolare, è una buona pratica per il rispetto dell'ambiente, porterà una redditività importante per il gruppo Astea. Osimo ha il 50% più uno delle partecipazioni nel gruppo Astea tramite CMA, e quindi i benefici indiretti dell'applicazione e dell'approvazione della redistribuzione dell'utile le utilizzeremo proprio per quei bandi che oggi trovate a bilancio, per i quali ci sono intanto 50.000 euro. Un domani questa cifra potrà aumentare per sostenere l'aumento della tariffa. Un aumento che non sarà poi un aumento ogni anno. Oggi si standardizza attraverso questa procedura complicatissima nazionale il costo della gestione dei rifiuti in 48 comuni della provincia di Ancona. E se leggete in questi giorni ci sono altri comuni che avranno aumenti i più importanti dei nostri. Vedi la critica questi giorni a Fabriano, vedi la critica che arriverà ad Ancona dove la raccolta differenziale non è ai nostri livelli. Che cosa ha fatto il piano dei rifiuti provinciale? Ha dettato una linea di indirizzo sulla raccolta dei rifiuti differenziata. Ci sono comuni che già la facevano alta, comuni che già la facevano e comuni che la facevano con bassa percentuale. C'erano comuni che passavano una raccolta differenziata 3 volte alla settimana. Abbiamo spinto, anche io per primo, a portare la raccolta dei rifiuti 5 volte alla settimana. Questo incrementa il costo del personale. Però per un miglior servizio sul territorio abbiamo uniformato anche i costi singoli di ogni comune, e quindi noi potremmo beneficiare, uno, da questo intervento su Ostra, due, potremmo fare, come facciamo per lo sport e per le famiglie, fare dei bandi ad hoc ogni anno per sostenere il caro bolletta. Questo può fare un'amministrazione rispetto intanto alla Tari. Poi va detto prima l'assessore al bilancio, abbiamo fatto il caro bolletta per tutti, anche per il comune. Abbiamo fatto un conto che ci costerà 315.000 euro in più i costi per l'utenza dei palazzi e degli immobili comunali. Anche qui c'è da trovare risorse, siamo stati in grado di trovare queste risorse. Cioè, stiamo facendo un investimento importante. E poi, tornando all'efficientamento energetico, che spiegavo prima al consigliere Ginetti, l'anno scorso 130.000 euro, 4 scuole già nominate prima, mi sembra, dal capogruppo del PD. Queste 4 scuole le andremo a reinvestire lì, invece di andare su altre scuole per il momento, perché porteremo il consumo a zero di quelle 4 scuole. Ma è nostra intenzione, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, abbiamo visto che ci vuole poco a progettare, non costa tantissimo il fotovoltaico, vorremmo implementare l'investimento nell'efficientamento energetico degli immobili pubblici in città, così che portandoli a consumo zero, tutto quello che si risparmia da questa attività possa essere donata in favore del sociale. Sul sociale c'è stato un importante investimento in termini di abbattimento delle tariffe. Non me ne voglia il capogruppo di Liste Civiche, ma lo dico in maniera serena e tranquilla, lo dicono i dati anche qui. L'abbattimento di cui parlavi prima a 40 euro è stata un'operazione politica giusta, che potremmo fare in tanti, ma che è stata fatta nell'ultimo anno di mandato di Simoncini, perché si andava verso le elezioni. Non è stata una misura strutturale dal 2009 al 2014. Sono state trovate le risorse, mi sembra allora 70-80 mila euro, mi sembra di ricordare, per portare il costo del pulmino a 40 euro. Ma non è stata una misura che è perdurata durante tutto il corso del mandato. Invece questa amministrazione, sin dall'inizio del mandato, gradualmente ha abbattuto le tariffe ai servizi di domanda individuale, a partire ad esempio dal diritto fisso mensile sulla mensa scolastica, che era 21 euro, l'abbiamo portata a 10,50 euro e poi l'abbiamo azzerata. Abbiamo fatto un percorso in cui abbiamo creduto. Abbiamo adesso introdotto 3 fasce ISEE 0,15, 15,001, 21.000, oltre 21.000, e siamo andati ad abbattere il costo importante nella prima e seconda fascia, quasi ad azzerarlo nel trasporto scolastico. Però sono misure che sono cresciute nel tempo, cioè è stata fatta una scelta che un quantum del bilancio della spesa corrente andava destinato all'abbattimento nelle tariffe e servizi a domanda individuale. Rispondo anche sul COVO, per il quale mi dispiace che Caterina si sia astenuta, ma di fatto la considero come se avesse approvato un po' il piano di investimenti di prima, i 900 e passa mila euro di cui parlava Ginetti. Questo importante investimento e questo elevarsi del costo
si compone di due fattori. Intanto non possiamo perdere il finanziamento di 500.000 euro che la Regione Marche ci ha donato per l'opera. Gli altri 400.000 euro che abbiamo dovuto mettere si compongono di due ragioni. La prima ragione è l'aumento che vivono ogni giorno le imprese del nostro territorio dovuto alla crisi della generata dalla guerra in Ucraina e dal caro bolletta. L'altro è perché da una riunione scaturita con i nostri concittadini questa opera importante con alcune modifiche potrà essere usufruita anche dalle ACLI di Campocavallo che non hanno più una sede e dalla Ciclistica di Campocavallo che non ha più una sede. Quindi rimodulando il progetto si è detto di fare una sala espositiva, una sala conferenze e due aule dove possano incontrarsi queste realtà associative. Certo che si è interrogata anche la Giunta su questo importante investimento e su questa importante cifra, ma non è solo a oggi. Noi dobbiamo pensare che per la città di Osimo il Covo è qualcosa di importante ogni prima domenica di agosto, perché intersecare 5 milioni di spighe di grano e realizzare un'opera d'arte così importante come può essere una basilica o una cattedrale nel mondo e tenerla lì dove era, chiusa, e il giorno del Giro d'Italia non siamo riusciti a metterla in mostra perché non si sapeva la custodia, chi poteva andare, chi non poteva andare, perché bisognava fare tutto in un minuto. Domani che ci sarà il Museo del Covo, al Museo del Covo la promessa che faccio più importante della mia città è che questo Museo del Covo sia aperto, non che sia un magazzino dove ogni tanto portiamo qualcuno a vedere i covi più belli fatti in questi ultimi 20 anni di storia. Faremo del Museo del Covo un museo vero, dove nell'apprezzare le bellezze storico-culturali della città il visitatore potrà anche decidere di andare per mezz'ora con una guida esperta a raccontargli la storia di questo intersecare le spighe di grano che portano a queste opere d'arte. Altrimenti non avrebbe senso investire così tanto nel Museo del Covo, e che fa parte anche di un museo che riporta in auge la cultura contadina e del settore primario della nostra città. Costa un po' di più, sì, di spese ne abbiamo fatte tante. Pensate alla scuola di Campocavallo, che da 2 milioni è passata a 4 milioni e 2, un po' perché abbiamo messo una palestra più importante, un po' perché sono aumentati i costi, ma daremo una scuola importante a una frazione che è diventata la seconda frazione della città, che ha avuto un importante sviluppo urbanistico. Quindi questi costi, che vanno sì criticati se aumentano dal dibattito in Consiglio Comunale, ma questi costi non è che li aumenta la Giunta, li aumenta il Consiglio, li aumenta la maggioranza o le minoranze o la maggioranza e le minoranze insieme. Questi conti sono computi metrici che derivano da tecnici incaricati e specializzati per fare questa attività. Dire di no in questo momento ad un finanziamento di 500.000 euro che arrivava dalla Regione Marche, secondo me sarebbe stata un'opportunità sprecata. Quindi insieme a tutte le altre tante cose che abbiamo detto, ci inseriamo anche questo, e in un bilancio del piano investimenti che rappresentano totalmente in totale 25 milioni di euro, aver aumentato di 400.000 euro non mi sembra che sia stato un grave errore, ma solo un più per la nostra città e per il vigore culturale che la nostra città sta vivendo. Quindi io vorrei tranquillizzare Caterina e Matteo sulla relazione dei revisori, che sono stati puntuali e attenti nell'evidenziare questi due fondi che hanno una natura prettamente tecnica. Per quanto riguarda il sostegno a famiglie, imprese e associazioni, ci abbiamo creduto durante il Covid, ci crediamo ancora oggi con il caro bolletta, e quindi vogliamo insieme decidere cosa potrà dividerci, i criteri oggettivi o soggettivi di un bando. L'amministrazione farà una scelta e magari l'opposizione dirà questo criterio non mi piace, o suggerirà, prima ancora che lo andremo ad approvare, un criterio che piace a loro. Vedremo dopo cosa ne uscirà fuori, ma sappiate che noi entro luglio avremo a disposizione, vedremo quanto di questo applicheremo, avremo un avanzo libero di 1.800.000 euro e un avanzo in conto capitale di altrettanti 470.000 euro. Con queste importanti somme riusciremo a coprire tante degli interrogativi di cui siamo stati partecipi con l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024. Grazie Sindaco. Apriamo le dichiarazioni di voto. Ha chiesto la parola la consigliera Bordoni. Prego. Grazie Presidente. Dunque,
Il gruppo delle liste civiche è assolutamente contrario a questa previsione di bilancio. Per gli appunti già bene descritti dal nostro collega consigliere Matteo Sabattini, e soprattutto appunto perché non ci sentiamo di essere responsabili di un indebitamento medio pro capite così elevato, non ci sentiamo di approvare l'aumento, come abbiamo visto qua, nelle entrate tributarie dell'addizionale IRPEF della nuova IMU, perché significa che nella delibera che abbiamo, che avete poc'anzi deliberato, ovvero quella del mantenimento dei criteri, quindi delle esenzioni IRPEF, avevate capacità di aumentare ancora di più la soglia e non l'avete fatto. È la stessa cosa per la nuova IMU. Per quanto riguarda la Tari, che non rientro nel dibattito, ma volevo solamente fare una precisazione, perché il sindaco, tutto quello che accade di negativo è colpa dello Stato, è colpa dei conteggi, è colpa d'Arera, chiude le società partecipate, è colpa del governo. Allora, su Arera è vero che hanno definito nuovi criteri, questo è vero, ma se vi ricordate, mi sembra che era un anno e mezzo fa, quando c'è stato il primo riconteggio, il primo criterio, l'applicazione dei primi criteri, Arera ha fatto proprio un appunto alla Stea e al Comune di Osimo, ovvero di vigilare i costi di gestione. Noi questo non l'abbiamo fatto, perché i costi di gestione sono sempre più alti e questi costi di gestione rientrano tra i criteri e i costi che vanno nel nuovo conteggio, seppur un conteggio, diciamo, difficile, un conteggio articolato, ma ne vanno a far parte, ed è per questo che Osimo paga una delle tariffe più alte, ed è per questo che questi giorni i cittadini osimani si sono visti recapitare nelle proprie case bollette con un valore oltre il 6% di aumento, pur con una differenziata del 78%. Questa è una situazione molto, ma molto grave. Pertanto, ripeto, il nostro voto sarà contrario, perché anche per quanto riguarda la spesa corrente e gli investimenti che vengono fatti, quindi diminuzione di spese sia sulla tutela della valorizzazione dei beni culturali, sia sulle politiche giovanili, sia sul turismo, che abbiamo visto qua non vengono allocate alcune riserve, sia sui diritti sociali, sulle politiche sociali. Insomma, sono tutti dati, diciamo, oggettivi che vengono indicati, che sono in netta contrapposizione con quanto invece all'interno del DUP, no? Viene indicato e viene raccontato. Quindi questa discrepanza assolutamente non ci mette in condizione di poter sostenere questo bilancio di previsione. Grazie. Grazie consigliera Bordoni. Ha chiesto la parola il consigliere Gallina Fiorini, prego. Grazie presidente. Io credo che alle belle parole e intenzioni della consigliera Bordoni, che ora l'opposizione, non ci sono state però i fatti concreti quando le liste civiche erano al governo della città. Perché nel 2012 voi l'IMU l'avete aumentata, tra l'altro in un contesto difficile per l'economia, perché se facciamo delle ricerche, oggi è facile, no? Su internet e con Google, in quell'anno c'è stata una riduzione dei consumi, difficoltà delle famiglie, aumento delle spese, aumento del caro energia. Allora, tutte cose che voi ci dite adesso, e cioè che dobbiamo andare incontro alle esigenze dei cittadini osimani andando a ridurre l'IMU e l'addizionale comunale all'IRPEF, perché non l'avete fatto nel 2012-2013? Potevate farlo. Invece la soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF con voi era 10.000 euro, potevate aumentare la soglia di esenzione visto che c'erano famiglie in difficoltà anche all'epoca. È inutile che scuote la testa, consigliera Bordoni, questi sono i fatti. E invece noi la soglia di esenzione abbiamo portato a 13.000 euro. Poi capisco che dall'opposizione si può dire no, 13.000 non basta, fate 15.000. O addirittura nel 2020 siete arrivati a dire azzeramento delle tasse ad Osimo, dove solo l'addizionale comunale, se l'azzeriamo, sono 3 milioni di euro in meno di entrate. Quindi un bilancio neanche passerebbe per la revisione da parte dei revisori dei conti. Nessun comune infatti lo fa. Però dall'opposizione si possono dire tantissime cose. Per quanto riguarda l'indebitamento, adesso che ci accusate di indebitarci,
Nel 2006 il debito del comune di Osimo con Latini era arrivato a 37 milioni di euro, 37 milioni. Poi Simoncini per forza l'aveva ridotto, doveva ridurlo per forza perché non era sostenibile. Noi l'abbiamo ereditato a 22 milioni nel 2014, l'abbiamo portato a 8 milioni di euro e adesso abbiamo capacità di indebitarci proprio per questo percorso virtuoso. Quindi dovete autoaccusarvi di aver aumentato il debito pro capite sulle spalle dei cittadini usimani, perché siete stati voi ad aumentare il debito e noi a ridurlo. Concludo con la Tari. Prima che subentrassero i nuovi criteri di ARERA, l'amministrazione Pugnanoli, la Tari, l'ha diminuita rispetto al 2013, come l'abbiamo ereditata noi dalle liste civiche da Simoncini. E questi sono i fatti, sono numeri. È stata diminuita. Poi sappiamo tutti benissimo che con i nuovi criteri ARERA il piano finanziario è aumentato per via di nuovi criteri nella redazione del piano. Nel 2020-2021, grazie a dei contributi del fondo del governo, siamo riusciti a neutralizzare gli aumenti del piano finanziario. Quest'anno non è possibile. L'unica cosa che possiamo fare è mettere risorse del comune di Osimo, come abbiamo fatto. È normale che non possiamo mettere le stesse risorse presentate dal governo, ma con quello che il comune di Osimo è riuscito a fare, noi siamo riusciti comunque a mettere dei fondi per un bonus Tari per i cittadini, per le famiglie, quindi per le utenze domestiche, e con 250.000 euro finanzieremo dei bandi per contrastare il caro bollette. Caro bollette c'era stato anche nel 2012, non mi risulta che voi avete fatto mai una cosa del genere. Grazie, il nostro voto sarà a favore. Grazie consigliere Gallina Fiorini. Ha chiesto la parola il sindaco, prego. Ringrazio il capogruppo del PD e poi bisogna anche specificare l'indebitamento delle civiche, a cosa è servito e qual è l'indebitamento che proponiamo noi. L'indebitamento delle civiche è servito per riacquistare le partecipazioni in Astea che avevano venduto qualche anno prima per vincere le elezioni con un mutuo da 8 milioni di euro. Noi spendiamo 10 milioni di euro di indebitamento per fare opere pubbliche per la città. Questo va specificato. Se poi hai citato i 37 milioni di indebitamento dell'ultima giunta Latini, che noi l'abbiamo portata a 8, se hai 8 ci sommi i 10 nostri fa sempre 18. 18 è la metà dei 37 milioni di non Latini. Quindi io spero che chi ha parlato prima di noi si renda conto che bisogna che studia prima di intervenire. Infatti c'era un posto, oggi non l'ha citato per nulla, che ha aumentato l'IRPEF. Io gli ho spiegato sui social che non abbiamo aumentato l'IRPEF. Se aumenta l'IRPEF ad aliquote invariate significa che ad Osimo si vive meglio, c'è più occupazione e nascono nuove imprese, perché le imprese, società di persone pagano l'IRPEF, i nuovi lavoratori dipendenti pagano l'IRPEF. Quindi se aumenta l'IRPEF a aliquote invariate rispetto all'anno precedente, l'amministrazione non ha aumentato l'IRPEF, l'amministrazione ha aumentato il benessere socio-economico della comunità. Voto favorevole. Grazie sindaco, ha chiesto la parola il consigliere Sabatini, prego. Sì, grazie presidente, faccio seguito alle parole del collega Gallina Fiorini, perché mi dispiace, sono alle mie prime sedute in consiglio comunale, mi dispiace parlando di bilancio di previsione, quindi un bilancio dove andiamo a prevedere, diciamo, quello che sarà il prossimo futuro 2022-2024, partendo da oggi, sentire parlare di 2012, 2010, 2014, per carità, è bene conoscere il passato, è bene conoscere quello che è stato, ma ad oggi, diciamo, noi stiamo parlando, io nel mio intervento ho fatto riferimento solamente a una situazione odierna ed attuale. Quindi ritengo del tutto inopportuno andare a tirar fuori 2012-2013, per me non c'ha nessun senso questa situazione. In ogni caso il mio voto sarà contrario per quanto c'è esposto, perché a mio avviso l'amministrazione avrebbe potuto fare di più dal punto di vista dell'aiuto, del contenimento, dell'aumento Tari
e delle altre, insomma, delle altre entrate tributarie, anche in relazione a una soglia ISEE 25.000 euro che ad oggi risulta del tutto inadeguata. Per quanto riguarda il discorso a cui faceva riferimento anche il consigliere Ginnetti, dei crediti, solo nel 2021 in finanziaria sono stati stralciati dei crediti pari a 3.105.000 euro che hanno generato le sopravvenienze passive. Quindi ribadisco, diciamo, la mia impressione che questa amministrazione sia un po' ottimista per quanto riguarda la gestione degli accantonamenti ai fondi rischi, e anche sul fatto che comunque avendo una maggiore attenzione anche quella che è la riscossione, sia per quanto riguarda IMU che per quanto riguarda gli altri tributi, comprese le sanzioni delle violazioni al codice della strada, magari avremmo un pochettino più forza per poter ridurre ancora di più qualche aliquota oltre all'IMU sui terreni agricoli. Quindi il nostro voto, il mio voto sarà contrario. Grazie. Grazie consigliere Sabatini. Se non vuole intervenire più nessuno, non c'è più nessuna richiesta per le dichiarazioni di voto, possiamo votare. Manca il voto del consigliere Invernizzi. Chiusa la votazione. Favorevoli 16, contrari 4, astenuti 2. Votiamo adesso per l'immediata eseguibilità. Mancano i consiglieri Feliciani e Pierini. Il mio sta caricando, non so se... Ok, ora dovrebbe essere arrivato. Grazie consigliere Pierini, favorevoli 15, contrari 4, astenuti 2. Non c'è il voto del consigliere non Pierini. Non funziona la votazione. Favorevole 16. Favorevole. Chiudiamo il punto numero 8 e passiamo al punto numero 9 all'ordine del giorno, che sono i lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata Museo del Covo e della Civiltà Contadina, infrazione Campocavallo, approvazione progetto preliminare costituente variante semplificata al PRG ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 327 del 2001 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Passo la parola al Sindaco per la presentazione. Prego Sindaco. Finalmente posso dire agli
agli amici della frazione di Capocavallo, a tutti i maestri del Covo e alla città tutta, che inizia l'iter definitivo per la realizzazione del Museo del Covo dopo aver venduto i locali l'anno scorso dove erano ubicati i precedenti covi, con l'obiettivo importante, come dicevo prima, di tenerlo aperto, di essere una risorsa nel percorso turistico cittadino e per dare spazio in questo luogo così importante ad altre due realtà associative della frazione di Capocavallo, le ACLI e la ciclistica di Capocavallo. Il perché dell'aumento dei costi l'abbiamo definito, erano 750 l'anno scorso, sono diventati 950, non è che è aumentato chissà che, di quale cifra, di 200.000 euro, ma se pensate che i costi energetici del comune di Osimo sono aumentati di 315.000 euro, fate i vostri conti con l'impresa che dovrà realizzare i lavori e vi rendete conto che non è poi così tanto questo aumento. Che cosa approviamo oggi? Il testo unico degli espropri prevede che venga rimetrata l'area di esproprio, venga questa indicata per poi fare l'offerta ai proprietari che abbiamo già più volte incontrato. Che cosa succederà domani? Una volta applicato il vincolo preordinato all'esproprio, partiranno due strade, potranno partire o l'accordo bonario, quindi una lettera di accordo bonario ai proprietari che credo accetteranno al 100% perché più o meno ci siamo parlati. Se non dovesse essere un accordo bonario, l'amministrazione comunale potrà prendere il possesso dell'area, mettere da una parte l'offerta economica, depositare alla Cassa Depositi e Prestiti, eventualmente non ci fosse accordo con i privati, l'opera vince sulla controproposta dei privati. Che significa vince? L'opera va avanti, l'amministrazione con la pubblica utilità prende l'area e poi ci sarà un contenzioso eventuale sulla somma che i privati contesteranno, ma io credo che questa contestazione non ci sarà perché ci sono stati più approcci con loro e credo che la cifra congrua prevista da quadro economico sia quella giusta. Nel mentre faremo questo iter per l'accordo bonario e l'acquisizione dell'area, partirà l'affidamento ai tecnici incaricati per il progetto definitivo esecutivo, così che si possa arrivare entro la fine dell'anno alla gara d'appalto per la realizzazione del Museo del Covo. Grazie Sindaco, aperta la discussione. Ha chiesto la parola il consigliere Antonelli, prego. Grazie Presidente. Allora, in merito a questo punto all'ordine del giorno, diciamo che esprimiamo un parere favorevole in linea di massima. Dobbiamo però evidenziare alcune criticità, diciamo così, che sono procedurali. Per quanto riguarda l'opera, per carità, noi sappiamo benissimo, io poi abito a Capocavallo, come sapete, quindi conosco benissimo la realtà del Covo, che è una realtà assolutamente viva ancora oggi dopo tanti anni dalla sua fondazione e che comunque anche per il Comune di Osimo è sicuramente un momento culturale estremamente importante. Quindi che l'amministrazione abbia deciso di realizzare un museo per salvaguardare queste opere che sono delle vere e proprie opere d'arte, credo che sia apprezzabile. Per quanto riguarda la procedura, va sottolineato che innanzitutto credo che sia opportuno dirlo, perché mentre è stato detto in un intervento precedente del consigliere Fiorini che si riferiva alla precedente amministrazione regionale per quanto riguardava un altro aspetto della precedente amministrazione Ceriscioli, va evidenziato in egual misura il fatto che questa opera si potrà realizzare grazie a un contributo della Regione Marche che è stato appunto deliberato da questa giunta regionale che mette a disposizione appunto 500.000 euro, e questo è un dato di fatto. Quindi bene la scelta dell'amministrazione, altrettanto
bene e forse è anche una conseguenza che ci sia questo contributo regionale, senza del quale probabilmente sarebbe stato più difficile realizzare quest'opera, quello che evidenzio è la tempistica con la quale si mette in atto questa operazione, cioè oggi il sindaco ci ha rappresentato quale sarà il procedimento di questa opera, che passa attraverso un esproprio, attraverso la variante dell'area in cui si pensa di collocare il museo. È una trattativa che auspichiamo, come ha detto il sindaco, che sia sostanzialmente risolta e che quindi non si arrivi all'altro scenario che veniva prospettato del contenzioso anche postumo rispetto alla realizzazione dell'opera, perché questa sarebbe comunque una cosa che non è auspicabile per l'amministrazione, anche per i risvolti che potrebbero esserci da un punto di vista poi dei costi. E quindi crediamo comunque nel rapporto che è stato fino ad oggi intrattenuto con i proprietari dell'area, e rileviamo che questo processo però è un processo che doveva forse partire prima, perché dove era presente il Museo del Covo fino ad oggi è un locale che il comune, diciamo, ha in qualche maniera destinato ad un altro utilizzo privato, e quindi di fatto in questo momento ha espropriato, cioè ha espropriato il museo dal locale in cui si trovava. Attualmente i covi si trovano in un magazzino privato, e al tempo stesso anche la società sportiva dilettantistica ciclistica di Campocavallo si è dovuta momentaneamente adattare in una sede ricavata in uno spazio del centro sociale. Quindi con una programmazione magari più oculata si sarebbe evitato di creare questo disagio, sia pur in vista di un bene futuro, che è proprio quello della realizzazione del Museo del Covo. Probabilmente sarà pronto non prima di un anno e mezzo, due, nella sua completezza. Quindi, però, al di là di questo appunto, che è semplicemente relativo alla procedura e alla tempistica con cui queste iniziative vengono programmate e quindi dovrebbero essere gestite anche per le conseguenze che determinano, il mio voto sarà sicuramente favorevole. Grazie, consigliere Antonelli. Ha chiesto la parola la consigliera Donia, prego. Mi dispiace che il mio voto sarà di astensione e sarà l'unico in quest'aula, visto che anche le altre minoranze hanno lasciato l'aula. E, ripeto, l'opera sarà fondamentale per la frazione, sarà fondamentale per il turismo di Osimo. È bene apprezzare quella che è la cultura della civiltà contadina, e capisco che queste opere sono uniche, se non rare, non solo nelle Marche. Ho visto che le opere, il totale delle opere edili ammontano a 450.000 euro. Non è poco, io non me ne intendo e sono profana in materia, però a questo punto, visto che ci siamo, 200.000 euro in più e in meno non ci fa paura, non fanno paura all'amministrazione, dico, perché non installare dei pannelli fotovoltaici, non so se già è prevista in quest'opera, visto che è un'opera pubblica, in maniera tale da poter costituire in quella frazione anche una comunità energetica e quindi restituire alla frazione, oltre a un valore diciamo di attrazione turistica, anche un beneficio dal punto di vista dei cosiddetti risparmi in bolletta. Vi ringrazio. Grazie consigliera Donia. Ha chiesto la parola la consigliera Gobbi, prego. Allora, dunque, investire in cultura è sempre un'ottima cosa, tanto più che appunto c'è questo importante finanziamento da parte della regione. Sì, appunto, l'investimento anche da parte del comune è significativo, e comunque spero che questo vada a beneficio della cultura e del turismo cittadino. Volevo fare un monito comunque bonario alla giunta comunale di non dimenticare il museo civico, che purtroppo è chiuso dal 2016,
e che deve essere comunque una priorità di tutti, insomma, riportare all'apertura, alla fruibilità. Benissimo lo spostamento delle opere nei locali del Museo Diocesano, per cui insomma le opere principali sono fruibili, però ecco, non dimentichiamoci comunque il progetto che deve portare a una riapertura del Museo Civico per una piena fruizione del patrimonio culturale cittadino. Grazie. Grazie consigliera Gobbi. Non ci sono altre richieste di intervento. Il sindaco, se vuole fare le conclusioni, ha la parola. Prego. Parto dal monito suggerimento della consigliera Gobbi per dire che questa amministrazione è stata sempre attenta alle infrastrutture culturali della città tutte. Vuole finire il suo mandato lasciando un segno tangibile e concreto. L'amministrazione, ad esempio, promuoverà un grande dibattito cittadino sulla questione biblioteca, al quale si legherà anche il Museo Civico e Archeologico, che oggi è depositato e chiuso presso il Palazzo Campana. Gli amministratori del Palazzo Campana dovranno fare delle proposte serie e concrete all'amministrazione comunale, perché hanno 8-10 milioni a disposizione dall'ufficio di costruzione e ancora non abbiamo capito dove vorranno andare. Ci sono in ballo altri prestigiosi luoghi della città dove poter investire, e se penso alla passeggiata e all'iniziativa di questo fine settimana del Battlefield Tour, ovvero il tour nei campi di battaglia, un nuovo strumento per promuovere il territorio, penso anche al Monte della Crescia e a Quota 360, perché il professor Ciavattone del Centro Studi per il Paracadottismo quest'anno ha valorizzato il percorso del CIL, prossimo anno vorrebbe valorizzare il percorso del secondo corpo armata polacco. Io credo che questi luoghi che vadano riscoperti come parchi didattici, perché ieri mattina, dovete sapere, volevo informare il deputato di consenso, la sala maggiore era gremita di studenti delle scuole, cittadini che avevano riprodotto dei plastici dei luoghi della guerra e l'hanno descritti. Anche così si fa storia e promozione del territorio. Allora io credo che dobbiamo investire sempre di più. Però se facciamo l'elenco dei tanti investimenti fatti, l'opposizione mi dice: ah, ti fai bello solo di quello che hai fatto. Allora non mi faccio bello di quello che ho fatto, costruiamo altri investimenti insieme che possono essere patrimonio culturale dell'intera città a servizio delle future generazioni, pronosimo città d'Europa e città internazionale. Qualcuno ha detto, ad esempio, che la Old Tiramisù potevano essere valorizzati gli artisti osimani. Se uno si accorgesse che arrivando alla Old Tiramisù, dove ha operato un grande artista internazionale, ci sono i murales fatti dalle scuole cittadine, si accorgerebbe che questa amministrazione ha coniugato quel tema sotto due declinazioni diverse, la scuola e la Osimo città internazionale. Questo significa pianificare non oggi per domani per il solo consenso elettorale, ma guardare oltre e fare di Osimo una città a carattere internazionale. Ho voluto io, nessuno l'ha detto, 10.000 euro a bilancio per promuovere agli studenti meritevoli il pagamento di una borsa. Quindi credo che sia un'iniziativa lodevole, no, quella anche di andare a conoscere il mondo, di riportare a casa quello che il mondo fa nelle grandi metropoli e riproporre nella città di Osimo. Questo è lo spirito con il quale il Museo del Covo non deve essere un garage dove depositiamo queste opere d'arte, ma un museo vero e proprio che venga aperto dalla mattina alla sera, che sia fruibile ai visitatori in città, che possono beneficiare di questo museo per raccontare anche la storia della civiltà contadina marchigiana e della Valmusone e della città di Osimo. Allora sì che saranno soldi spesi bene. Se guarda caro Bolletta, qualcuno ha avuto dei ripensamenti in base a questo, rispetto a questo investimento. Se penso alla crisi occupazionale, qualcuno ha avuto dei ripensamenti a questo investimento, ma io vi dico anche che di soldi ne abbiamo spesi tanti anche nel passato. Se pensate a, non cito il passato perché farei campagna elettorale, dice qualcuno, dico che nel passato si sono spesi tanti soldi per cose che
hanno avuto un'utilità pari a zero o poco più di zero. Se aggiungiamo oggi 750.000 euro, 200.000 euro, non credo che andiamo a danneggiare un piano investimenti da 25 milioni di euro. Quindi spero, rispondendo a Sant'Antonelli, che se siamo arrivati così tardi a questa, a questo percorso che inizia e avrà sicuramente una fine entro il mandato, è perché la burocrazia e le carte che si dovevano fare e i risultati delle carte che arrivavano nel cronoprogramma non andavano e non collimavano con i tempi del bilancio di previsione, del rendiconto, e quindi oggi io sono contento che ci arriviamo, perché sono sicuro che da domani vedremo il taglio del naso del Museo del Covo entro questo mandato, da dedicare all'intera frazione di Campocavallo, ma alla città tutta. Grazie Sindaco. Apriamo le dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare alla votazione. Votazione chiusa, favorevoli 19, astenuti 1. Votiamo adesso l'immediata eseguibilità. Anche il consigliere Fericiani. Favorevole, non compare il banner. Riesce a votare? Adesso sì. Ecco, adesso sì. Favorevoli 19, astenuti 1. Quindi anche l'immediata eseguibilità viene approvata. Prima di chiudere vi dico che qualora dovesse servire il foglio per il lavoro, potete venire per il permesso, potete dirlo al segretario, e già che ci siamo lo chiedo anche da remoto, a parte il consigliere Invernizzi, se a qualcun altro serve lo prepariamo. Non serve a nessuno, quindi facciamo solamente per quelli che sono qui in presenza. Detto questo, chiudiamo, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Buona giornata a tutti.